Benvenuti a Domenica Sport, cari amici di Telemonite. Dunque in questa prima domenica di novembre che era partita malissimo perché stamattina insomma c'era pioggia battente che poi si è aggiustata. In questa prima domenica di novembre in Serie D è tornato al successo il campo basso 1-0 in casa contro il Fano, il Vasto Girardi ha vinto a Termoli 2-0, mentre il Matese al 94 ha perso in casa contro l'Avezzano per quel che riguarda il campionato d'eccellenza, grande sorpresa ieri in negativo per L'Isernia che ha pareggiato 1-1 contro la Gioiese e adesso a 5 punti dalla capolista Alto Casertano. Parleremo di questo, di basket è tornata ehm, a vincere dopo la sosta la Molisana che ha battuto esattamente 66 a 62 il Sesto San Giovanni fuori casa. Ha vinto anche l'Energy Time Spike Devils per il campionato di Serie B. Parleremo di questo della sua e giù manifestazione che ci sarà domenica prossima qui a Campobasso. E nella seconda parte avremo ancora uno speciale su una serata che c'è stata presso la ditta Harlem Design di Vinchiaturo, la seconda parte di un'edizione dedicata al mobile e agli sposi. Quindi davvero la eh, Seconda parte della Domenica Sport ancora insieme ad Design. Il tutto naturalmente in eh, compagnia della mia compagna d'avventura in questa edizione di Domenica Sport, eccola qui inquadrata. Buonasera a te Cecilia. Buonasera, Cecilia a San Pieri. Buonasera a lei, direttore. Buonasera a tutti i nostri amici telespettatori. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Domenica Sport. Questa è la puntata 1336. Vi ricordo che potete interagire con noi scrivendoci su WhatsApp al numero 331-265 volte 2 oppure potete contattare direttamente il direttore al suo numero privato. Siamo in diretta sul canale 11 in tutto il Molise e in tutto l'Abruzzo, ma potete seguirci anche in streaming attraverso la nostra pagina Facebook di Telemolise oppure sul nostro canale YouTube dove troverete l'opzione Telemolise dal vivo e infine su Amazon Fire TV fruibile in tutto il mondo con l'apposita chiavetta. Inoltre ringrazio la boutique Luna Mora per questo meraviglioso completo che indosso questa sera. La boutique si trova qui a Campobasso in Via Mazzini 14 e saluto Pina e Cinzia Ferro. Bene, hai fatto bene a farlo io prima di entrare nel vivo di questa trasmissione e poi di collegarci anche con le nostre sedi di Termoli e Isernia. Volevo ricordare un amico di questa trasmissione che da ieri non c'è più, possiamo vedere, eccolo qui inquadrato, il nostro amico Armando De Filippis che avevamo salutato eh, qualche tempo fa alla fine del ciclo di trasmissioni dello scorso anno, perché insomma aveva avuto un problema di salute con eh, una malattia che difficilmente lascia scampo, eh, mi riferisco in questo caso particolare alla SLA. Ebbene, Armando De Filippis è stato un amico vero, un amico sincero un amico che eh, anche eh, diciamo, nel momento in cui eh, aveva dovuto subire l'attacco di questa malattia aveva sempre un appuntamento preciso, la domenica sera alle 6 lui doveva essere a casa oppure dovunque era gli dovevano portare un monitor perché lui doveva seguire domenica, domenica sport. Francamente sono anche un po' emozionato, insomma, a dire... Queste cose però, insomma, un saluto, glielo voglio fare perché adesso, evidentemente, ci seguiranno la moglie Laura, il figlio Piero e la nuora Jessica, che appunto ci hanno avvisato. Ci hanno detto che purtroppo Armando ieri mattina non ce l'ha più fatta, quindi il suo cuore ha cessato di battere. Quindi eh, un saluto a quest'amico, gli voglio dedicare tutta questa puntata di domenica, di domenica Sport. Adesso eh, vado a eh, sì, presento un attimo solo gli ospiti che ci hanno raggiunto nel nostro studio di Campobasso, li possiamo inquadrare. Eccola qui, è lei o non è lei? Ma certo che è lei, è Laura Palladino, ci poteva mai mancare per parlare della sua e giù, tra l'altro in dolce attesa. Sì. Eh? Allora... Sei al quinto mese, Laura, si esatto. vede, quindi non possiamo certo. nasconderlo. E insomma, io ti ringrazio. Antonio, comunque... Grazie a te, grazie a te dell'invito. Non hai voluto mancare alla fine. Sì, no? sì, sì, sì. quest'anno si correrà la cinquantesima edizione della Sua Giù e per noi è un appuntamento speciale. Eh, abbiamo cercato di immaginare novità, di immaginare eventi e ci siamo riusciti. E non potevo mancare, anche perché è un appuntamento che ci riscalda il cuore. E tre sono i principali, le principali novità quest'anno. Un libro che abbiamo scritto eh, con la voce narrante di Stefano Di Maria che parla delle 50 edizioni della Sue Giù. L'intestazione di, uh, di un viale, del primo viale del castello, che anche dal punto di vista toponomastico verrà chiamato Viale della sueggiù. Ad oggi uh, questa intestazione ancora non avviene, però abbiamo apposto delle targhette, una dedicata ad ogni Suegiù, su un parapetto che è stato edificato proprio per l'occasione. Sicuramente, dopo vedremo anche il momento, sì. perché ho delle. C Ho proprio un filmato perché sì. me l'ha mandato uh, Nicola Baranello, presidente, presidente della sì. Virtus, e sì. quindi lo vedremo tra poco. Poi saluto sì. Alessandro Lancellotti, nostro amico uh, di Vicenza, che Buonasera ci segue sempre. A tutti. Buonasera a te. Oggi pomeriggio era anche allo stadio insieme a Gianni sì. Bruno, Stefano Capuano. Per seguire uh, la vittoria, dunque, eh, tu collabori con il giornale di Vicenza, sì. TVA. Che è una televisione a respiro regionale del Veneto. Con l'Avvenire? Con l'Avvenire, sì, sì. l'Avvenire, insomma, eh, fai tutte queste collaborazioni con tantissimo, tantissimo merito. Allora, a proposito di TVA, perché noi abbiamo previsto stasera, io l'ho conosciuto quando sono venuto alla fine di luglio proprio a fare questo viaggio nel Veneto, perché dovremmo avere in collegamento Skype Marco Rabbito. Ci sei, Marco? Eh, io ditemi, allora ditemi quando è possibile farlo perché lo dobbiamo fare assolutamente in questo momento della trasmissione. Allora facciamo così, aspettando questo collegamento Skype, saluto nella nostra redazione di Termoli Pino Somma. Buonasera a te Pino, derby al vasto Girardi. Sì, Derby al Vasto Girardi, buonasera anche a tutti i nostri telespettatori, bella gara quella degli Alto Molisani che si sono imposti al Gino Canarsa con il più classico dei punteggi 2-0 su un Termoli, apparso anche alcune volte rinunciatario sul rettangolo del gioco, una vittoria che ci sta tutta per il vasto Girardi che con un gol per tempo è stata bravissima a capitalizzare quello che praticamente ha creato, ma soprattutto a portare a casa la continuità di risultati dopo la vittoria nel, nel confronto di metà settimana contro il Chieti. La eh, formazione del del presidente Alto Morisano è riuscita a imporsi anche sul rettangolo del Gino Gannarsa per 2-0. Parleremo di calcio e lo faremo con il team manager della Criternina Cesare Fazzare che fra un po' ci raggiungerà in studio. Nel pomeriggio di ieri invece abbiamo seguito il pareggio 2-2 fra il Campo Marino e il, la Polisportiva Fortore per il campionato di eccellenza. Sono Isernia nella nostra redazione isernina dove c'è Pierpaolo Modei. Buonasera a te. Un saluto e bentrovati. Dunque siamo partiti ieri pomeriggio con il torneo d'eccellenza. L'anticipo che si è giocato a Capriati al Volturno tra la Virtus Gioiese ed il città di Sernia, 1-1 il definitivo, quindi il secondo pareggio per i biancocelesti che ora insomma, sono a meno 4 dalla vetta, non è bastato il vantaggio iniziale di Valentino ma eh, c'è stata la punizione di Famiano intorno all'intervallo per l'1-1 mentre nel pomeriggio eh, per il campionato di promozione abbiamo eh, seguito Spinete e Roccaravindola, ha eh, vinto il Rocca Ravindola in trasferta per 2-1 la sua quarta vittoria eh, di fila mentre eh, continua la crisi per lo Spinete, un solo punto nelle ultime quattro gare. Dunque eh, parleremo anche di atletica. Poco dopo un mese dalla, dalla Corisena lo faremo eh, proprio con il presidente della Nike, Agostino Caputo. Bene, saluto anche Agostino Caputo, buonasera. Buonasera a te e benvenuto a domenica, a domenica Sport. Allora, eh, adesso intanto andiamo a vedere che cosa è successo in questa... Ce l'ho, eccolo qui, Marco Rabito, ciao Marco. Buonasera, direttore, ben trovato. Ben trovato anche a te, tutto, tutto avete anche vinto, no? Sì, abbiamo vinto, non meritando particolarmente, non producendo grandi prestazioni, ma qualche volta il calcio ti sorride anche quando non fai il massimo sul campo. E eh, quindi avete vinto tre punti per l'Anerossi la Vicenza, vediamo alle tue spalle: insomma, non poteva mancare questo marchio storico. Che non solo: è, non è un... solo. Eh. ah, beh, beh, siamo proprio, siamo proprio bene. Insomma, hai messo anche la maglia: questa è beh, la maglia ciao. di quest'anno, no? No, questa è di, di due anni fa. Adesso quella di quest'anno ha le strisce bianco rosse, ancora più belle perché sono più sottili, che ah. sono un po' più classiche, quelle sottili. Va bene, poi ce ne farai avere una. Eh, qui in studio abbiamo anche il tuo amico eh, Alessandro Lancellotti. Eh, dunque, Marco Rabito cura eh, la trasmissione quando gioca il Vicenza per TVA, che è una televisione, come dicevo, del Veneto. Lui, tra l'altro, è anche meteorologo. Eh, sì, eh, abbiamo eh, eh. avuto delle giornate un po' difficili da queste parti negli ultimi giorni a causa delle forti piogge e dei corsi d'acqua che hanno creato non pochi problemi. Fortunatamente il sistema di deflusso si è retto, ma abbiamo visto in altre regioni italiane, eh, tipo la Toscana, come le cose non siano andate altrettanto bene. Quindi ne approfitto anche per un messaggio di cordoglio per i caduti in Toscana a causa del maltempo, certamente. Senti, in studio abbiamo anche una figura storica dello sport. Eh, Campobassano, Molisano, Laura Palladino, organizzatrice della sua giù manifestazione non competitiva che domenica prossima compie, compensa i 50 anni. Quindi, Congratulazioni. Eh, eh, sicuramente. Eh, non ti voglio chiedere che tempo farà a Campobasso, però insomma... Avete dei bravissimi professionisti eh, su Meteo in Molise sapranno guidare tutti i partecipanti su quali saranno le condizioni atmosferiche sul posto quindi possiamo consulta consultarli ci raccomandi tu? Assolutamente sì. Eh, noi però speriamo sempre, al di là del, del, delle previsioni fatti, fatte dai, dai meteorologi, eh, ci auguriamo sempre che insomma alla fine possa splendere, perché alla fine è, è sempre quasi spuntato il sole sì, durante sì. tutte le edizioni della sua e giù. Va bene Marco, eh, so che che appunto conduci questa trasmissione molto molto seguita, c'è questo feeling perché tu segui spesso insomma anche Telemolise, la nostra trasmissione, sì. quindi abbiamo voluto... Sì, cioè, Alessandro mi ha coinvolto tantissimo e quindi eh, lo ringrazio perché mi sta facendo apprezzare uno spaccato del calcio che non è solo quello del calcio, eh, quello che si dice di prima fascia, ma di un calcio anche minore quello dei campi di provincia in cui ci sono un sacco di calciatori che pur non prendendo stipendi faraonici lottano tra terra e fango per portare a casa una vittoria. Va bene Marco, sono felice che hai partecipato seppure via Skype a questa trasmissione, ti aspettiamo perché no, una volta, dai... È vivo. un piacere, è un piacere. Ok, in bocca al lupo al Vicenza. A presto e buona trasmissione direttore. Grazie a te, possiamo salutare Marco Rapito. Tra l'altro, il fratello ha giocato per anni nel campionato di Serie B. Ha vinto un campionato con la Sampdoria. Andrea, mi pare sia Andrea, Andrea Rapito. con Modena, ha vinto un campionato. Anche con la Reggiana ha giocato. Sì, insomma, ha giocato Padova ha, fatto una Padova, ha giocato ternana. tantissime partite nel campionato di Serie B. E, però, eh, cioè, Marco eh, è una persona veramente a moto. Quindi, abbiamo voluto, approfittando che c'eri tu qui, abbiamo fatto questo ponte. Questo collegamento con il Veneto e con TVA. Allora, Cecilia, andiamo a vedere i risultati. Sì, iniziamo dalla serie A. Vediamo i risultati. Bologna Lazio 1-0, Salernitana Napoli 0-2, Atalanta Inter 1-2, Milan Udinese 0-1, Hellas Verona Monza 1-3, Cagliari Genoa 2-1, Roma Lecce 0-0. Fiorentina Juventus si giocherà stasera alle 20.45, Frosinone Empoli si giocherà domani alle 18.30, Torino Sassuolo si gio giocherà sempre domani alle 20.45. Ora vediamo anche la classifica. Inter 28, Juventus 23, Milan 22, Napoli 21, Atalanta 19, Bologna 18, Fiorentina 17. Monza, Lazio, 16, Roma, 15, Lecce, 14, Frosinone, Torino, 12, Sassuolo, Genoa, 11, Udinese, 10, Cagliari, 9, Hellas, Verona, 8, Empoli, 7, Salernitana, 4. E ora vediamo anche la serie D, i risultati. Aquila, Sora, 1 a 0, Atletico Ascoli, Tivoli 2 a 0 Campobasso Fano 1 a 0 Chieti Fossombrone 3 a 2 Matese Avezzano 0 a 1 Monterotondo Riccione 1 a 5 Notaresco San Benedettese 1 a 1 Termoli Vasto Girardi 0 a 2 Senigallia Roma City 2 a 2 vediamo anche la classifica San Benedettese, 22, Campobasso, Chieti, 19, Avezzano, 18, Fossombrone, Senigallia, Aquila, 17, Notaresco, 16, Roma City, 14, Riccione, 13, Sora, 12, Atletico Ascoli, 11, Fano, Matese, Vasto Girardi, 10, Tivoli, 9, Termoli e Monte Rotondo, 7. E ora vediamo anche i risultati dell'eccellenza... Alto Casertano Boiano 3 a 0, Campomarino Fortore 2 a 2, Castel di Sangro Ripalimosani 0 a 1, Gioiese Isernia 1 a 1, San Pietro in Valle Sesto Campano 0 a 1, Turris Cliternina 0 a 0, Venafro Limpiagnonese 3 a 2, Guglionesi Termoli. Si giocherà mercoledì alle 14.30. E ora vediamo anche la classifica. Alto Casertano, 22, Isernia, 23, 27, 27, Isernia 23, Castel di Sangro, 16, Fortore, 15, Venafro, Sesto Campano, 14, Ripalimosani, 13, Turris, 12, <ride> Olimpia, Nionese, 11, Guglionesi 10, Gioiese, 10, Cliternina, 8, San Pietro in Valle, 7, Termoli, 2016, Campomarino, 6, Boiano, 5. E ora vediamo anche l'eccellenza... L'eccellenza pro promozione. promozione Aisernia Baranello 1 a 2, Juvenes Altilia Samium 7 a 1, Forum Real Prata 2 a 1, Spinete, Rocca, Ravindola 1 a 2, Vairano Torre Maggiore 1 a 1, Montenero Calena 3-0, Trivento Riccia 0-3, Busso Sciaminad, Morcone 1 a 1. Vediamo anche la classifica. Baranello 21 Riccia 20 Bairano Montenero 19 Aisernia 18 Rocca Ravindola Trivento 15 Torre Maggiore 14 Forulum 13 Juvenes 11 Spinete Real Prata 10 Morcone 8 Busso Shaminad 6 Calena 5 Altilia Samnium 0 allora, c'è stato eh, dunque ieri e oggi c'è stato un importante appuntamento per le bocce qui a Campobasso perché evidentemente eh, dunque eh, ci sono stati i campionati italiani di prima, seconda e terza categoria maschile e il campionato italiano femminile. Posso dire già che il Città di Perugia ha vinto la finale della prima categoria battendo in finale Lazio Bocce. E, eh, mentre la Garlatese ha vinto il titolo italiano di seconda eh, categoria eh, battendo l'Olzaretti-Castelliri. Per quel che riguarda poi invece la pesca, Emanuele Schiavone, qui abbiamo anche eh, delle foto che mi ha gentilmente mandato Alberto Di Nonno che è il presidente regionale della Fipsas, Ebbene, Emanuele Schiavone della dell'ADPS Ripalimosani, è campione italiano nella disciplina spinning, trota, lago. La gara si è svolta ieri e oggi ed Emanuele, come dicevo, Emanuele Schiavone, eccolo qui inquadrato proprio nel momento della premiazione, ha chiuso il campionato con due primi di settore. La finale della competizione si è svolta presso il lago Lungo, bagno di Romagna in provincia di Forlì. Quindi complimenti naturalmente ad Emanuele Schiavone ma anche alla società Ripali Limosani che è una delle migliori società italiane a livello di pesca sportiva. Saluto Gianni Bruno Buonasera, che è tornato ritrovati. da no. Selvapiana, hai sofferto, t'ho visto soffrire. Sì, perché innanzitutto ben ritrovati il fano ha messo alle corde il Campobasso soprattutto per buoni 20 minuti nel corso del secondo tempo, a dire il vero il Campobasso anche ci ha messo del suo a livello di leggerezza, e poi rivedremo eh, gli highlights di questa partita, ma è una vittoria eh, pesante, è una vittoria che vale tantissimo, quindi squadra anche pratica, essenziale, cinica, questo è stato oggi il Campobasso di Pergolizzi che sotto la gestione del neo allenatore ha vinto la sua quarta partita, eh, appunto, gestione 5 gare Pergolizzi. Va bene, domenica prossima a Campobasso a Vasto Girardi, Altitella per un altro derby, perché oggi c'è stato il derby tra Termoli e Vasto Girardi, vinto proprio, come dicevo prima, dal Vasto Girardi. Allora, eh, parliamo adesso di basket di Serie 1. È vero, Cecilia, perché la Molisana Magnolia ha vinto ieri sera. Sì, ha vinto contro il Sesto San Giovanni e ha vinto 62 a 66. Abbiamo, vediamo il servizio di Lenia di, di Meo. Inarrestabile la Molisana Magnolia che sul parquet del Sesso San Giovanni ha centrato il secondo successo consecutivo, quarto complessivo nell'arco di cinque gare. 62 a 66, questo è il finale di una partita perfetta per le rossoblù che hanno dimostrato di avere tanta qualità tecnica e di riuscire a mettere in difficoltà qualsiasi avversaria. 19 a 12, 39 a 37 e 49 a 54 i parziali del match. Di rientro dal proprio turno di sosta in virtù del format a 13 della serie a uno del basket femminile. I Fiori d'acciaio hanno dato vita ad un'altra prova di assoluto spessore. L'avvio della contesa, che possiamo descrivere con una sola parola, equilibrio, ha visto le due squadre rincorrersi nel punteggio, in una contesa che ha mandato ben tre elementi rosso-blu in doppia cifra, la Morrison con 10 punti, Dedic con 11 punti e Chignonez con 20 punti. È proprio nel secondo quarto che le Campobassane hanno sofferto maggiormente, e sono andate sotto di due punti, nonostante la tripla di Caserich. ma nella ripresa è un parziale di 7 a 0 che riesce a portare in orbita le Magnolia con i Canelli di Dedic, Quinai e Missinova riescono a dar vita ad un parziale di 8 a 0, il decisivo. Il sesto San Giovanni a questo punto ha provato a gettare il cuore oltre l'ostacolo, ma i tiri liberi di Caseric hanno fatto esplodere di gioia i tifosi rossoblù. Ad attendere la Molisana Magnolia alla Virtus Bologna, il match valevole come anticipo della tredicesima giornata. Verrà disputato al Pala Silva giovedì con palla 2 alle ore 20.30. Poi per l'ottavo turno la trasferta in casa dell'imbattuta capolista Venezia. Allora, quindi la Magnolia torna in campo giovedì per l'anticipo del prossimo turno. Per quel che riguarda la palla a volo di Serie B, dunque, Cecilia ha vinto ancora l'Energy Time. Sì, si è giocata la quinta giornata di campionato e ha vinto contro il Roma 7 Volley, 3 a 1. I parziali sono 25-10, 22-25, 25-21, 25-15. Il miglior realizzatore è Zanettin con 29 punti e il prossimo turno si giocherà domenica in trasferta contro Bava Rione Terra. Allora, volevo farti vedere Laura perché ce l'ha mandata Nicola Baranello, mi riferisco alla nostra regia, se mi mandate il momento... Del taglio del nastro stamattina, tra l'altro sotto una pioggia, sì. eh, battente. Eccolo qui quella cosa che sta, perciò ti ho interrotto sì, prima, sì, mi devi sì. scusare perché no, abbiamo il conforto delle immagini è Beh. stato inaugurato questo percorso con 50 targhe delle 50 edizioni della sue giù. Esatto, sono 50 targhe dalle quali è possibile tramite dei QR code scaricare il, o linkarsi o al sito della Virtus o all'edizione della su giù a cui corrisponde la targa. Ogni targa quindi è dedicata ad una sue giù con lo slogan della sue giù di quell'anno e è piacevole e anche simpatico per chi quel giorno percorrerà la gara, ricorda magari di aver corso la ventesima sue giù, sulla ventesima targa con quel QR code è possibile collegarsi al sito della Virtus con il percorso, gli articoli di giornale, le foto di quell'anno. Gli altri due QR code sulle targhe, uno riguarda il Comune di Campobasso che ringrazio perché ci ha permesso di organizzare questa di rendere fattiva questa iniziativa e l'altro riguarda in generale il sito della Virtus. Per noi è molto importante soprattutto quel tratto del percorso perché accomuna la sua giù di oggi di 50 anni dopo alla prima sua giù che anche passò per quel tratto. E adesso avete a... voluto proprio ricordare quella, sì. quel, 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 questo, questo passaggio particolare? Sì, quel verrà chiamato, come dicevo prima, proprio dal punto di vista toponomastico, eh, il viale della Sueggiù. A breve si farà anche questa inaugurazione che il comune ha inteso eh, insomma, re realizzare per, per la Sueggiù, per la Virtus. Gliene siamo grati. Va bene, grazie a te perché sei sempre chiarissima, ma del resto non... Eh, sai che ti ho fatto sempre veramente eh, ma non complimenti perché tu cioè, i complimenti si fanno eh, se, se uno non li merita no? se, se li fai che una persona li merita sono mh, non tanto complimenti ma sono un riconoscimento grazie, voglio Antonio. dire alla persona Quindi, grazie eh, tu veramente sei una persona davvero davvero squisita, io te l'ho sempre detto. È ricambiato l'affetto e la stima, tu lo sai? Sì, lo so perfettamente. Allora, ci fermiamo, abbiamo una piccola prima pausa. Sì, facciamo una breve pausa, rimanete con noi. Allora torniamo in diretta, vi faccio vedere al volo, poi vedremo il servizio, però i due gol che hanno consentito al Vasto Girardi di vincere a Termoli. Mi hanno detto dalla regia che abbiamo solo questi due gol, allora questo è il primo messo a segno da Caon, vedete si gira per realizzare nella difesa del Termoli completamente ferma, il raddoppio poi nel secondo tempo Vasto Girardi che già domenica scorsa era tornato al successo, oggi ha confermato la buona vena di questo momento vincendo al Cannarza di Termoli. Questo è il raddoppio. Siamo nel secondo tempo. C'è Cuzzi che elude l'intervento del portiere del Termoli e va ad insaccare il gol del 2 0. Allora, prima di vedere poi il primo servizio, eh, volevo dunque chiedere ad Agostino Caputo, che è presidente della NAI, che è presente nei nostri studi di Sernia, Agostino, anche da parte tua un, sicuramente un in bocca al lupo alla Virtus per questa cinquantesima edizione della Su e Giù. Ricordiamo che appena tre settimane fa c'è stata la Corrisernia proprio a Disernia ed è stato anche quello un grosso momento di aggregazione, un grosso successo. Buonasera direttore, buonasera innanzitutto e grazie per l'invito. Assolutamente sì, eh, diciamo che è un passaggio di testimone tra noi e la sua e giù, noi abbiamo sempre ammirato ed apprezziamo il grosso lavoro che fanno gli amici della Virtus, a Laura, un, un forte abbraccio a Laura e tanti auguri per la, per la maternità, eh, chiaramente sappiamo i sacrifici che si fanno per mantenere 50 edizioni che non sono poche, sono veramente una bella soddisfazione per un capoluogo di regione che riesce a portare avanti una manifestazione così, così importante e così numerosa. Noi l'anno prossimo saremo appena alla ventesima edizione della Coriselia, quindi abbiamo un 30 anni di svantaggi rispetto alla sua giù, ma ci siamo sempre, almeno per quanto mi riguarda la mia presidenza, ci siamo sempre ispirati alla sua giù perché è un esempio di aggregazione e di volontariato e di, ecco, di, di partecipazione della, della cittadinanza a vivere la città in quella giornata. Quindi un grosso in bocca al lupo da parte mia, da parte tutta la NAI, a Laura, al Presidente e a tutto lo staff della Virtus. Laura non è proprio presidente, però è come se lo fosse. <ride> diciamo sei il presidente al femminile. No, no, al presidente ah, dicevo, più, anche al presidente, lo so Malino. che Laura non è presidente, sì, sì, è la, al Presidente. La, la, sì. È a Laura. Eh, però diciamo Laura è al, al femminile, al, la presidente della, della Via. Eh, no, no, questo lo, Nicola Baranello lo è al maschile, Laura lo è, lo è sicuramente al femminile. Alessandro L'Angellotti, hai visto la partita del campo basso? Sì. Meritato, hai sofferto anche tu? Eh, ho sofferto abbastanza, sono le classiche partite, come diciamo noi a Vicenza, a Lorenzo Olivieri, che finivano tutte 1-0 e facevano soffrire, però il risultato arrivava magari finissero tutto a 1-0, no? sì. perché il problema è se stai in vantaggio, se mantieni il vantaggio, è eh. sempre un fatto positivo. Comunque è stata veramente una partita di Cardio Palma, ma bella, alla fine i tre punti sono arrivati. Eh, C'era anche gente, no? Sì, 2000 spettatori. Eh, per una partita di serie... Beh, serie di, beh, cioè, il pubblico di Campobasso risponde sempre bene. Risponde sempre bene. Invece Lisernia, è vero Cecilia, ieri ha fatto un, un passo falso, perché insomma ha pareggiato 1-1 contro la Gioiese, tra l'altro si giocava a Capriate al Volturno. Vero, è finita 1-1, vediamo il servizio di Pierpaolo Amodei. Secondo pareggio in campionato per l'Isernia che ora ha meno 4 dalla vetta contro la Gioiese, non va oltre l'1-1 nell'anticipo della nona d'andata, si gioca a porte chiuse sul sintetico del comunale di Capriati al Volturno sotto la direzione del signor Carluccio della sezione dell'Aquila, siamo al quarto con le immagini, Lopez inizia a prendere le misure con il gioco aereo, ottimo il riflesso di Di Libero, una costante della partita. Dove saranno frequenti e decisivi gli interventi dell'estremo difensore. All'ottavo, Valentino con l'esterno la piazza all'angolo e Lisernia che passa in vantaggio grazie al gol del suo terzino. All'undicesimo, rigettate le proteste degli ospiti per un presunto tocco di mani di Conti, N non così fuori dalla norma detta di Carluccio. Al ventesimo, Lisernia resta in dieci uomini. Lopez, già ammonito, commette un fallo sul riccio e rimedia il doppio giallo. Alla mezz'ora, sempre in attacco i il sinistro di Cascio si allunga e devia di libero costretto a replicarsi circa 30 secondi più tardi sulla bordata di Barile dalla lunga distanza siamo al 43 e baba con il cuoio a metà altezza Fuori non di molto i locali trovano il pari al 45 esimo il fallo commesso da Monteduro. Calcio di punizione il gesto tecnico di Famiano che vale l'1-1, -1, parziale che accosta le squadre all'intervallo nel secondo tempo al quarto. La squadra di Farrocco il piazzato di Facundo Cascio respinge il portiere Matesino protesta Lisernia da appurare se il pallone ha varcato o meno la linea di porta. All'ottavo Famiano guadagna metri fa partire il destro, Cocchiarella risponde presente al dodicesimo e Monteduro che scende sulla sinistra va al cross, la testa di Bainotto Di Libero resta ben posizionato al diciottesimo ancora Cascio ha il pallone però sul destro, non è il suo piede Di Libero chiamato all'ennesimo intervento in chiusura al trentottesimo il cornere di Cascio ancora il portiere di Camorani che salva il risultato e lo fa anche su Medina, il numero 18 che non riesce a piazzarla, continua a stringere i denti la squadra di casa al 42esimo la mischia nei pressi della porta il pallone. Che è un flipper impazzito carambola tra le teste dei giocatori di Ribaro tanto per cambiare. E piano padrone della propria area, chiude tutti gli spazi. La formazione della Virtus prova addirittura il colpaccio in ripartenza. Siamo al 97 La punizione di Barone tra le braccia di Cocchiarella. Finisce 1-1 tra la Virtus Gioiese e l'Isernia, entrambe attese dal mercoledì di Coppa per l'andata dei quarti di finale. Matesini sempre a Capriati contro il sesto campano, mentre i biancocelesti sono attesi dal big match di Pietra Melara contro l'Aurora Alto Casertano. Allora, poi abbiamo anche un episodio, però, vediamo prima la pagella. Vediamo la pagella insieme. La pagella in collaborazione con Acqua Santa Croce pura dalla sorgente, con il suo residuo fisso e un basso contenuto di sodio e nitrati, garantisce all'organismo il giusto apporto di sali minerali e facilita le funzioni digestive. Acqua Santa Croce, il meglio di ognuna, lo trovi tutto in una. Cocchiarella 5, Valentino, Del Bianco 6, Soria 5, Monteduro 6, Barile 5, Lopez 4,5, Baba e Bainotto 5, Renier 4,5, Cascio 5. Sono entrati Padovani 5, Flebes, Flores e Medina senza voto. La Pagella, in collaborazione con Grafica Isernina, una storia molisana di successo, fondata sulla continua ricerca della qualità, risultato della sapiente combinazione di innovazione e tradizione. Grafica Isernina, storia di infinita passione. Allora, abbiamo un episodio di questa partita, Gianni. Sì, allora documentiamo le proteste dell'Isernia con le immagini. Torniamo a Capriati al Volturno, c'è un calcio di punizione defilato. Vedete l'altezza del vertice destro dell'area di rigore di Facundo Cascio. Poi abbiamo anche un'immagine più zoomata, la parata, gran parata di Di Libero. Ma qui l'Isernia ha chiesto. Uh, il gol, quindi il superamento della, da parte del pallone della cosiddetta linea di porta. Il direttore di gara Carluccio di L'Aquila ha detto che uh, la parata è avvenuta al di qua della linea bianca. Allora facciamolo rivedere un attimo, soprattutto l'immagine più vicina, mentre ringrazio sempre la regia per queste inquadrature con otto situazioni nello stesso monitor. Cioè, eccola qui, qui, fermiamoci qui. Perché qui il portiere della gioiese la prende con un braccio, quando ricade la palla, io non è che voglio anticipare, però si vede chiaramente che il pallone è fuori, vedete la linea bianca, la palla rimbalza fuori, quindi questo è sicuro. Quindi non, non c'è colla assolutamente sul rimbalzo del pallone in campo, perché si vede chiaramente che al, dietro al pallone si vede eh, proprio la linea di porta, la linea bianca. Però il momento prima, quando il portiere va a respingere con le, le mani, se torniamo un attimo dietro, fissiamo quel momento, ecco qui, questo è il momento, eh, questo è il momento, questo è il momento, chiedo quindi un parere, così come facciamo tutte le domeniche, a tutti, senza naturalmente criminalizzare nessuno, perché la moviola vuole essere soltanto un gioco. Un gioco televisivo, partiamo da Termoli nella redazione con Cesare Fazzari, Cesare che ne pensi? Eh, direttore sulla, sulla prima parata la palla è entrata quindi per me è gol, è vero che la palla va sulla linea però sul, sul primo tiro eh, la palla è dentro, faccio i complimenti al portiere per la grande parata che ha fatto però per me è gol Fino somma, eh, sulla, seconda, sulla ribattuta la palla rimbalza sulla linea. La mano c'era dietro, quindi di conseguenza il pallone eh, dovrebbe aver varcato la linea. Secondo me il gol era regolare. Andiamo eh, a Isernia dove chiediamo a Agostino Caputo che non è soltanto il presidente della NAI, è un ottimo maratonita, ma è anche un intenditore di calcio. Agostino, che ne pensi? Eh, la prospettiva chiaramente non è delle migliori, però da come si può vedere, da quello che possiamo capire, dovrebbe essere dentro la palla, eh? assolutamente. Considerato poi che dopo se la spinge un attimo su sta proprio giusto sulla linea, quindi quei centimetri eh, dovrebbero essere al di là della linea. Pierpaolo, tu c'eri ieri pomeriggio a Capriati? Ah. Sì. Eh... Resto un po' col dubbio, al di fuori dei complimenti al portiere della Gioiese, perché non so se il pallone ha avvarcato per intero la linea. L'ha varcata, però non so se appunto è stato, per, è stato fatto per intero. Veniamo a campo basso. Allora chiedo prima a te, Alessandro Lancellotti. che sì, ne Sciviglia, l'ha parata proprio. Non per aveva... te, sì, cosa? Cioè, che ha parato? Non ha varcato la linea. Per te, per te non era gol. Non era gol. No. Non era gol. Perché? Lo vuoi spiegare? Perché, secondo te. Si vede proprio la respinta. Lo, lo, proprio la tocca prima della, ri, della linea e la rimanda. Va bene, Laura, vuoi dire la tua? Sì, per quel poco che ne capisco, mi sembra ah, che. Sì. Marito, <ride> Sei costretta a vedere anche tu tanto calcio. No? Sì, a me sembra che sia gol perché la pari dentro la... e poi rimbalza fuori la palla, però. Ok Gianni, tu Io che ne pensi? Sono accomunato agli stessi ragionamenti che hanno fatto gli ospiti all'inizio, cioè eh, vedendo il movimento del corpo e poi dove finisce il pallone quando batte a terra, mi pare che la, la parata venga dentro, quindi ha superato la linea. Allora, se torniamo un attimo su quell'immagine che vi ho detto, mi riferisco alla nostra regia, no proprio il momento in cui la prende, eh, un attimo prima, ecco questo è il frame. Allora, eh, il portiere ha sicuramente i piedi al di qua della linea bianca. Questo mi pare in, in, indiscutibile. Però è proiettato col corpo all'indietro. Quindi è chiaro che noi, per avere la certezza, dovremmo avere la telecamera in linea. Non ce l'abbiamo. Però, se tanto mi dà tanto, se io sto con i piedi fuori, poi mi, mi tuffo all'indietro. Per prendere il pallone, credo che lo abbia preso col braccio sinistro. Per me ci sono grandissime, grandissime probabilità che il pallone avesse varcato la linea. Lo dico senza certezze perché per avere certezze dovremmo avere la telecamera in linea o adesso, in serie A e in serie B, c'è il sistema, c'è il sensore no? che dice all'arbitro sull'orologio se il pallone ha varcato completamente la linea oppure no. Cecilia, tu che ne pensi? Sì, direttore, anche secondo me è un gol, quindi mi accordo con gli Sei altri. sono d'accordo con quello sì, che sì. abbiamo, cioè con l'analisi sì, che abbiamo. Sono d'accordo. Va bene, ok, allora eh, ci fermiamo un altro paio di minuti. Sì, facciamo una breve pausa, ma rimanete collegati con noi. Allora, sì. torniamo, in, uh, torniamo in diretta, sì, sento anche l'audio e quindi volevo dire, ecco, se mi guardate Costino Caputo un attimo. Perché Agostino mi ha scritto un amico, insomma, per me un amico fraterno. Non so, lui dice non so se si ricorda di me. Si chiama Fernando Paparella e mi scrive Buona serata, un caro saluto ad Agostino Caputo, grande uomo appassionato sportivo. Peccato che lui non riuscirà a vedere la cinquantesima edizione della Corriserne. Ha fatto la battuta perché chiaramente nemmeno io riuscirò a vedere la cinquantesima edizione o la centesima edizione della, della sua e giù, mio malgrado. Se ti ricordi di lui ti farai una bella risata, dice Fernando, e non una grattata. È una persona... Te lo ricordi intanto? Sì, assolutamente. Ma assolutamente, Fernando Peparella, un grande bullone, ma era pure un grande giocatore, un grande giocatore di calcio. Abbiamo fatto alcuni tornei degli uffici assieme e me lo ricordo benissimo, no, un affettuoso saluto e certamente alla cinquantesima sarò presente. Alla centesima non lo prometto, però, però alla cinquantesima sicuramente gli sarò domenica prossima a Campobasso perché ne ho fatte tante di su e giù, quando si facevano i 21 km ho sempre partecipato, poi a manna che sono accorciati i chilometri negli ultimi anni non ho più partecipato, ma... Fino a quando facevano pure 15 ho partecipato. Quindi, magari Fernando, se viene domenica, avremo modo di salutarci. Sì, però lui, salutarci diceva, lui, diceva, lui diceva che sia io e te non vedremo. Non quella di, ci auguriamo che la vediamo domenica prossima. Lui diceva che non vedremo né tu né Agostino Caputo <ride> la cinquantesima edizione della Corri però non è mai detto, chi, chi dice 16 anni... Ah, no, no, capito. Allora, però 16 anni perché io... No, so. No, vabbè, la cinquantesima sarebbe, perché... Eh, fra 30 ci anni... Ci siamo, tra 30 anni avrò 100 anni, quindi. Eh, quindi ci sta sicuramente, qual è il problema? <ride> ci stai sicuramente. Ci siamo sicuri. Ci stiamo sicuri. Qual è, qual è il problema? Invece tua figlia Laura, fra 30 anni avrà 30 anni. Eh, sì. Pensa, pensa... Eh. Eh sì, eh, eh, una vita insomma oggi sei venuta accompagnata. Eh, siamo in due. Eh, sì, è sì, la sì. prima volta che, sì. che tua figlia, che eh, è nella, eh, in gestazione da cinque mesi, partecipa a una trasmissione televisiva. Che una è volta vero. È Te la devi registrare questa, <ride> certo. Perché poi quello che stiamo dicendo, quando avrà l'età della ragione, glielo fai sentire no? sicuramente, sicuramente. eh Guarda Antonio, questo fatto che mh, qualunque, ti qualunque tipo di evento immaginato sopravviva a chi l'ha pensato, forse è l'unico vero successo di ogni manifestazione. Il fatto che mio zio non ci sia più e la sue giù continui, al di là di lui, con gente che magari lui non ha conosciuto o ha conosciuto poco, è quello il vero successo. A noi del successo di critica, del successo di pubblico, non ci interessa. Ci interessa il successo di partecipazione. Io per questo invito tutti a partecipare. Quest'anno eh, già ci hanno contattato in gruppo, e le iscrizioni sono partite ieri e già la febbre è alta, nel senso che si sono organizzati parecchie aziende, parecchie scuole. E io invito tutti ad iscriversi, e ad iscriversi presto, anche perché lì dove i numeri dovessero essere veramente alti, 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 noi ci riserviamo poi di stoppare le iscrizioni se dal punto di vista organizzativo non riusciamo a garantire un servizio degno di chi partecipa. Quindi l'anno scorso è accaduto, quest'anno invito tutti ad iscriversi presto perché la cinquantesima edizione si farà parte della storia. Quindi... Sono le nozze d'oro, sì, no? Sì, vero. Sono le nozze d'oro, si festeggiano le nozze d'oro della Sua e Giù. Come l'anno prossimo si festeggerà eh, il la ventesima edizione della Corrisenne, che è anche una manifestazione assolutamente seguita. Allora, Cecilia, è pronto il, ci hanno detto, il servizio sul campo passo questa vittoria, lo vogliamo vedere? Sì, vediamo insieme il servizio di Gianni Bruno può bastare un'inzuccata di Dinardo per battere un fano molto ostico che nella ripresa mette seriamente in difficoltà il campo basso, la squadra di Pergolizzi con un Lombari versione jolly a tutto campo dimostra di saper soffrire eh, ma commette pure qualche leggerezza di troppo arbitra il signor giudice di Frosinone di fronte a 1800 spettatori di cui un gruppetto proviene dalle Marche, prima dell'incontro un minuto di silenzio per commemorare le vittime dell'alluvione nelle province toscane, al dodicesimo 12 buona trama di casa che sfocia con il tiro impreciso di Tordella il campo basso affonda ma non finalizza, quattordicesimo cross con il contagiri di Maldonado il tuffo di Pontillo scorre fuori di qualche metro, un minuto e mezzo più tardi la punizione di Maldonado non può spaventare Viscovo ritmi molto bassi a Selvapiana la mezz'ora angolo di Corvino, palla toccata da Abonkele in qualche maniera Viscovo para agevolmente al trentatresimo da Corvino a Tordella che crossa lo Stacco di Di Nardo è in mezzo a due del Fano ed è vincente. Campobasso 1: Fano 0, Blu avanti in una fase di predominio territoriale. Quarto gol per la punta napoletana, reazione fanese al minuto 36. Torre di Tengorang per la rovesciata di Padovani, non troppo potente. Esposito fa su alla sfera slalom di Corvino al 39. L'azione si fa interessante, ma poi il tiro è alle stelle. Minuto 41, cross di Pontillo, pallone intercettato. Da Rigioni che, secondo il campobasso, amministra la sfera in maniera dubbia, il signor giudice lascia correre. Fano a dir poco evanescente, campobasso concreto. Il finale di primo tempo appare equo. Immagini di Gabriele Di Chiro, seconda parte di gara che parte al minuto 3 con una grande iniziativa di Lombari a destra. L'assist è troppo buono per Di Nardo che manca la palla da una manciata di passi. È un campobasso che gioca bene e imbriglia il Fano al nono cross rapido di Pontillo. Non arriva. Arriva Di Nardo, causa deviazione d'angolo di un ospite. Eh, nel fano dentro Cardinali per Antonioni. Al dodicesimo Tomassini chiude Di Nardo in calcio d'angolo al ventesimo. Stava per nascere la frittata sull'asse Nonni Gonzalez. Il tiro poi che ne viene fuori. Di Tengo Rang termina alto dopo un minuto, cross incrociato di Maldonado Torre di Di Nardo, esce Viscovo, Arriva Corvino, l'uno ospite poi si ripara con i piedi. Il campo basso ha il torto di non sferrare il colpo. Colpo del K.O. Il Fano è vivo ma per ora inoffensivo. Al ventiquattresimo, campo aperto per Tengorang che scende rapidamente a destra, ma poi sbaglia la misura del passaggio. In campo Zammarchi, uno degli ex di turno, al venticinquesimo al posto di Pensalfini. Gli ospiti si scuotono seriamente. Al ventisettesimo, cross di Tengorang Rang, testa di Pontillo. La palla giunge a Roberti. Esposito deve metterci i suoi guanti per preservare la porta. Pergolizzi ha bisogno di pesare di più in mezzo, così dal ventottesimo. Dentro ricamato per Corvino, sofferenza notevole di casa al trentatresimo Rinvio di Esposito. Tordella perde palla a beneficio di Zammarchi che crossa. Si tuffa Cardinali allontana Bonacchi. Dentro anche Abreu per Dinardo, per Pergolizzi che cerca di mettere forze fresche anche con gli ingressi di Rasi e Mengani. Per Maldonado e Tordella. Il campo basso ha il demerito di perdere la lucidità al quarantunesimo. Rasi. Perde palla in mezzo, la riprende Gonzalez per Zamarchi verso Cardinali che conclude trovando l'opposizione di Bonacchi ed Esposito. Arriva Padovani il pari, sembra davvero cosa fatta. Ma Pontillo salva miracolosamente sulla linea. Quante emozioni a Selvapiana, dove i Fanesi sfiorano il pari con il cross al novantesimo di Gonzalez e la testa in calcio d'angolo dell'omonimo Gonzalez del Campobasso Ecco un break casalingo al novantaduesimo con la corsa sfrenata di Rasi a Sinistra l'appoggio di Abreu a Mengani che trova soltanto il corpo di Roberti, finisce dopo quattro minuti di recupero con la quarta vittoria su cinque partite di gestione per Golizzi a fine gara. Scorsini del Fano parla del miglior secondo tempo disputato dai suoi, mentre per Golizzi chiede maggiore umiltà da parte del campobasso. Una crescita che favorita dalle vittorie potrebbe essere più agevole. Fano e campobasso si danno nuovamente appuntamento a Selvapiana mercoledì 15 per la Coppa Italia va bene va bene io sono contro luce però ho visto passare proprio adesso un messaggio di Francesco che è il nostro amico che ci segue da anni non vedente di Petacciato un abbraccio grande veramente Francesco ti vogliamo veramente bene tutti quanti tutti eh, tutta la redazione di sport di Telemolise ma anche eh, tutti gli sportivi che seguono questa trasmissione allora Gianni hai preparato un episodio di questa partita. Sì, andiamo a rivedere. Ci sono state le proteste dei giocatori del Campobasso. Al 41esimo vedete il cross di nonni dalla sinistra. Qui eh, vedete si agitano i giocatori in maglia bianca del Campobasso per un presunto tocco di braccio eh, di rigione del Fano in area di rigore. Andiamo a vedere quando la, la palla batte a terra e poi viene controllata così da. Regione. Qui c'è stata la richiesta di calcio di rigore dei giocatori di casa. Arbitro signor Giudice di Frosinone che non ha fatto una grinza. Ci possiamo avvicinare un attimo con la lente di ingrandimento. Chiedo alla nostra regia se è possibile, perché insomma l'immagine è un po' lontana. Qui praticamente ecco qui sono accontentato immediatamente. Allora il momento dell'impatto è questo, giusto? È questo. Sì. Sì, esatto. Ok, a me pare che colpisca prima eh, con il piede il difensore del fano. Però vediamo che ne pensano i nostri, i nostri ospiti. Parto da Agostino Caputo nella nostra redazione di Sernia, che ne pensi? Eh, non dovrebbe essere cazzo di rigore che si ha toccato il piede e quindi dopo va di dimessa sul braccio non è, non è fallo da rigore. Pierpaolo? Sì, sì, anche per me credo l'intervento è regolare. Andiamo a Termoli con Cesare Fazzari. Eh, per me non è rigore perché tocca prima il piede e poi va a toccare il braccio. Anche perché poi il giocatore, il difensore del Fano ha eh, il braccio attaccato al corpo, quindi non è rigore. Pino? Non è calcio di rigore. Non è calcio di rigore? Alessandro? Neanche secondo me è calcio di rigore. Non l'ha toccata. Non l'ha toccata, Laura? Mi associo anch'io, anch'io credo non sia calcio di rigore. Gianni tu che impressione hai avuto? Eh, guarda, Rigione eh, colpisce in maniera veramente molto molto scomposta però sono d'accordo con te, va prima sul, eh, sul piede destro e poi va sul braccio ma non ci sono gli estremi per il calcio di rigore quando c'è una simile dinamica Siamo d'accordo Cecilia? Sì, mi sembra. sono d'accordo, non mi sembra un calcio di rigore Va bene, andiamo a vedere anche la pagella del campo basso Sì, vediamola insieme La Pagella, in collaborazione con Centrauto. Parti dal tuo sogno. Al resto, pensiamo noi! Grazie all'esperienza ventennale maturata nell'Automotive, siamo partner ufficiali Renault Dacia, concessionario multimarca su mobilità elettrica, ibrida, oltre che termica. Usato e noleggio a lungo termine per completare la nostra offerta. Oltre sui social ci trovi a Campobasso, zona Parco dei Pini. Toro Loco Home, L e Kids, i tuoi negozi di ricerca, mai banali, rivolti a un pubblico ricercato e attento alle tendenze del momento. Correttezza, con attenzione scrupolosa al rispetto dei prezzi indicati dai brand di riferimento. Serietà, competenza. Toro Loco Home, Uomo, Via Nobile 9, Campo Basso. Toro Loco L, Donna e Kids. Contrada Colle delle Api, Campo Basso. Esposito 7, Nonni 6, Gonzales, Di Nardo, Corvino e Tordella 6,5, Lombari 6,5, Abbonchelé 6, Maldonado 6,5, Bonacchi 6, Pontillo 6,5. Sono entrati Mengani, Ricamato, e Rasi e Abreu 6. La pagella in collaborazione con. International Motors. Vendita auto plurimarche con rateizzazioni personalizzate. Noleggio. ad Agnone nella zona artigianale a Lanciano in località Villa Martelli. Va bene, quindi abbiamo visto anche questo servizio del Campobasso. Prima abbiamo, vi prima abbiamo visto i due gol del vasto girardi al Cannarza. Vero Cecilia, però adesso abbiamo il servizio. Sì, abbiamo il servizio di Pino Somma. Il Vasto Girardi si impone al Gino Cannarsa e porta a casa tre punti importanti per la propria classifica. E' un derby che incomincia con il minuto di raccoglimento per le vittime, per quello che sta succedendo in Toscana, ma anche per ricordare l'ex presidente del Termo, Linnardo Mastrantonio, che è venuto meno nelle ultime ore. Pronti via eh, le due squadre in campo alla caccia di un risultato? Di prestigio, incomincia bene il termoli, però bisogna aspettare il ventesimo per Corcione, il suo sinistro con eh, il portiere del Vasto Girardi Cerrone. 2,01 metri per il portiere eh, Potentino che riesce ad agguantare il pallone. Al ventesimo, però, il confronto si sblocca. Rimessa laterale di Camaraca. On controlla il pallone in aria, si gira e scarica in fondo al sacco. Un grande gol per l'attaccante di Massa Carrara che è riuscito a realizzare ma soprattutto a sbloccare il confronto, il Termoli cerca subito di riprendersi la partita. 24esimo, Hernandez lavora un buon pallone dal limite. La conclusione: Che Ruggeri con l'attacco va a deviare in calcio d'angolo. 29esimo, il Grossi che aziona sulla destra il cross in area di rigore, la rovesciata di Sicignano che si era spinto in avanti. Con la spera che termina alta sulla traversa, 34esimo, Errinella non brillante la sua partita rispetto a quelle precedenti, la sua conclusione a giro che però non inquadre spe lo specchio della porta con la sfera che termina sul fondo con le immagini montate da Alessandro Ardella siamo nel secondo tempo tutti aspettano il termone invece troveranno immediatamente il vasto girardi quinto minuto il bel dialogo in profondità con Caon che viene messo in condizione di colpire con il destro il suo diagonale che termina di un niente sul fondo dodicesimo ancora il vasto girardi Caon mette a sedere un avversario riesce a servire in mezzo per Cecuzzi, la sua conclusione non, è, eh, non ha quel timbro giusto e la, la sfera viene parata da Lombardo, tredicesimo e ancora... Il vasto girare ad azionare questa volta eh, sulla eh, corsia di Mancina. Con il sinistro da parte di Iacullo. Con la sfera che termina sul fondo. Brecca del Termoli poco prima del quarto d'ora. L'azione parte da Hernandez che rientra dalla corsia sinistra. Arriva in area di riore. Rientra, va alla conclusione. Il pallone dà l'impressione del gol ma si spegne sul fondo. 25esimo. La partita si chiude. L'ottimo recupero di Caon su un pallone. La spera in profondità per... Eh, il giocatore con la casacca numero 8 Ceccuzzi che si gira e va a freddare il portiere del Termoli per il gol del 2-0, il gol della sicurezza per la formazione del Vasto Giardi che può gestire anche il vemente finale dei Giallorossi che abbassano la testa 37 Maiorino con il sinistro, tiro a giro, sfera alta sulla traversa 39esimo. L'azione nasce dopo un lungo rilancio con Bitiello che lavora un buon pallone sulla corsia, mette in mezzo la. Spera Gabriele deve solo appoggiare in fondo al sacco, ma incredibilmente temporeggia. Si lascia eh, agguantare la conclusione. In extra time il Termoli ci prova ancora. Hernandez, Maedomo cerca lo spazio giusto, riesce a trovare l'imbucata. Di corsa entra in area di rigore, va alla conclusione, ma il suo destro si spegne sul fondo. Giocatori a Termoli che vanno sotto la curva. Finisce con la vittoria del Vasto Girardi, che si impone alla Gino Cannarsa per 2-0. Allora, eh, dunque, vasto... abbiamo le pagelle, entrambe. Abbiamo entrambe le pagelle. Iniziamo da quella del vasto girardi. La pagella, in collaborazione con GAM Consulting Group. Servizi sul prodotto, settore automobile, settore ferroviario, servizi di engineering, servizi di logistica. Cer Cerroni 7, Camarra 6,5, Zuccherato 6, Acunzo 6,5, Ruggieri 7, Visani 6,5, Caon 7, Cecuzzi 6, Fontana 7, Anto Giovanni 6, Iacullo 6,5. Sono entrati Bontempi, Salatino, Ferrara e Pavone senza voto. E ora vediamo anche la pagella del Termoli. La Pagella, in collaborazione con Gruppo Occhio Nero, dal 1986 ad Ururi, specializzato in ricostruzioni civili ed industriali e nel restauro di edifici di culto. Operativo nel settore stradale, in opere di sistemazione idraulica, opere di dissesto e nel settore immobiliare. Il Gruppo Occhio Nero si affida alla professionalità di architetti, ingegneri e geometri dello studio tecnico Occhio Nero. Certificazioni SOA e qualità. Gruppo Occhio Nero, l'Unione, fa la forza. Lombardo Uzzol 5 e mezzo, Maiorino 6, Rinella 5 e mezzo, Sicignano 6, Grossi 5, Corcione 6, Rodriguez 5,5, ,5. Barchi 5, Hernandez 5,5, ,5. Vitiello 6. Sono entrati Scoppa 5,5, ,5. Gabrielli e Bentos 5, Monte, Monteiro senza voto. Eh, Pino Somma, eh, mi sembra giusta la vittoria del Vasto Girardi, ma che sta succedendo al Termoli? Perché non è stato scelto nemmeno il nuovo allenatore. Sì, vittoria giusto direttore, condivido perfettamente, tra l'altro l'ho seguita, l'ho anche commentata, credo sia giusta la vittoria del Vasto Girardi che ha giocato con un piglio diverso rispetto a Termoli che è parso anche molto rinunciatario sul rettangolo del gioco, in Termoli che è stata partita nella prima frazione di gara, poi si è sciolta praticamente nel secondo tempo quando... Gli Altomolisani proprio ad inizio della seconda frazione del gioco hanno impresso alla, alla gara un ritmo diverso cercando proprio il gol per chiudere la partita che poi hanno eh, trovato con Cecuzzi. Termoli ancora ha scelto l'allenatore, dico solo che a fine partita a bocche cucite in casa Termoli ha parlato solo il presidente Montaquela che tra l'altro ha annunciato che nelle prossime ore, quindi da, da, dalla fine della partita a qualche ora ancora eh, da qui, a, magari all'inizio della giornata di domani, ci sarà anche il nome. Verrà comunicato il nome del nuovo allenatore della formazione giallorossa. Ha parlato anche di mercato. Il presidente Montaquila, annunciando che probabilmente, nel, eh, con la riapertura del mercato, quello di dicembre, quello di, di, di riparazione, provvederà anche a eh, reintegrare la, la rosa con giocatori più di eh, spessore, più di eh, categoria, per cercare di salvarsi il presidente. E. Eh, sicurissimo che eh, questa squadra riuscirà a portare a casa la salvezza così come è riuscita a farla eh, l'anno scorso. È stata una giornata particolare in casa Adriatica perché eh, dopo la sconfitta con la San Benettese tutti aspettavano la riscossa in questo derby, invece il Vasto Girardi credo sia stata più squadra ma soprattutto abbia preso la partita dal verso giusto con la, con la giusta concentrazione che poi gli ha fruttato i tre punti. Va bene, quindi abbiamo sentito anche l'analisi di Pino Somma, noi ci fermiamo. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi. Allora torniamo sempre in diretta a Laura Palladino, allora eh, l'ultima settimana, adesso scatta anche eh, le iscrizioni sì. a salire, no? Esatto, la, oramai la, la sede è un cantiere aperto. Ci siamo spostati in un locale più grande per poter realizzare pacchi gara. Ah, che bella, questa è la sue giù dell'anno scorso. Sì. Guarda, Antonio, io quando vedo queste immagini, soprattutto in questo periodo, se accendiamo il telegiornale, si guarda solo guerra, bambini che muoiono, anziani e donne. Io penso che la sue giù sia, in maniera un po' romanzata, forse, la prova che è possibile stare in semila nello stesso luogo senza pestarsi i piedi. Questa era l'edizione dell'anno scorso e nonostante il tempo un po' uggioso si vedono solo sorrisi. Anzi Laura, se mi consenti, spostandosi se vedi che dai fastidio a quello vicino. Sì, 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 sì. E <ride> proprio sarebbe bella se fosse ogni giorno la su e giù, perché veramente è la dimostrazione che nel mondo c'è un posto per ognuno per essere protagonista. Qui ci sono i troppo piccoli, i troppo grandi, gli animali, gli anziani, i portatori di handicap, tutti assieme, tutti protagonisti. Questo è ciò che inventò mio zio. E per quanto ogni anno noi cerchiamo di rinnovare, di dare uno slancio in più, lo spirito è quello: il protagonismo di tutti. Quindi, ed è l'unica cosa che veramente ci gratifica c'è tanto lavoro dietro, ma tutta questa gente, tutti questi sorrisi. E l'anno scorso il tempo non era neanche eh, insomma era un po' piovoso, poi la gara fu bella. Ebbene non siamo neanche più connessi al tempo, perché la gente si iscrive anche se è prevista pioggia, non è il caso di quest'anno, non, non è prevista pioggia fortunatamente. Però è diventata proprio è, la gara non è più della Virtus è della gente. Non è più una tradizione nostra. È giusto che ognuno la faccia a misura sua. Senti, Laro, proprio velocemente, eh, in questo momento l'iscrizione quanto costa? Allora, l'iscrizione costa 7 euro e costerà 7 euro fino al 9. Il 10 e l'11 costerà 9 euro e la mattina della gara costerà 13 euro. Invitiamo tutti ad iscriversi presto perché noi organizzativamente lo preferiamo. Certamente, allora torniamo eh, al calcio poi devo far vedere appena è pronto un episodio, l'episodio che ha deciso la partita di serie, 3, di serie D tra Matese e Avezzano perché è veramente una cosa insomma poche volte vista eh, sui, campi, sui campi di calcio, almeno per me. Allora però si è giocata ieri come diceva anche Pino Somma eh, una partita tra Campomarino e Forture che è finita 2 due a 2. Due. Abbiamo il servizio di Pino Somma. Pari e patta nella nuova giornata del campionato di eccellenza si gioca al TSA Stadium di Madonna Grande con il Campomarino che si sposta di qualche chilometro per l'indisponibilità della Santa Cristina di fronte il Real Fortone che viaggia nella zona medio alta della classifica un buon pareggio alla fine per entrambi 7 minuti di gioco e Fiore recupera palla dai 25 metri il suo destro che beffa il portiere Sandu per il gol che dà il là al confronto due giri di lancetti al nono Di Rella se ne va sulla corsia di destra rientra poi di forza, rivenere di rigore, scarica in fondo al sacco il gol del pareggio Campomarino che abbassa la testa e dopo 4 minuti trova anche il gol del sorpasso mette freccia Falco che ci prova dai 20 metri il suo diagonale è vincente Curci si distende ma nulla può sulla traiettoria disegnata dall'ex spalle il gol del 2 1 il fortore cerca subito di riprendersi la partita 18esimo Baratta con la girata facile in area di rigore la sua conclusione però è tra le braccia dell'estremo difensore Sandu mezz'ora esatta con Banatta che ci prova questa volta con il sinistro, con la sfera che termina di poco fuori, due giri di lancette e ancora il numero 9 del Fortore che va alla conclusione con eh, il tiro che non ha sorte migliore. 33 da Cross. Dalla destra di eh, Montechiari, eh, Curci riesce in qualche modo a, a salvarsi nel migliore dei modi nel finale del primo tempo. Il cross di Dirella, la girata di Montechiari con la sfera che termina alta sulla traversa. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nel secondo tempo. Dopo una lunga fase di, di studio al tredicesimo eh, Fiore ci prova dalla lunetta. La sua conclusione che termina alta sulla traversa. Quarto d'ora con Baratta che si presenta a tu per tu con Santu, che è bravissimo a rubargli il tempo. Ma soprattutto ad anticiparlo, ventesimo con la conclusione in corsa da parte eh, dell'attaccante cacchiore Curci da campione riesce a deviare la sfera in calcio d'angolo 23 si fa vedere anche Ivan di Falco con il sinistro con la conclusione decentrata che però termina alta sulla traversa 28 Baratta si gira dal limite dell'area di gore la sua conclusione che però termina alta per aspettare il pareggio bisogna attendere il 42 Turci da calcio di punizione disegnato direttamente dalla linea che delimita le due metà campo trafigge il portiere Sando per il gol dell'Italia Incredibile pareggio con cui il Fortore riesce a portare via un punto dal TSA Stadium di Madonna Grande. Ha segnato il portiere, sì, Alessandro, ha segnato il portiere. Io mi ricordo vent'anni fa, Salvatore Pinna, il portiere della Torres, che in Serie C tirava dalla sua porta la palla, fece un balzo e fece gol. Io, questo fatto, non me lo ricordo. Salvatore, Salvatore Pinna della Torres. <ride> Però questa volta abbiamo visto che ha segnato effettivamente il portiere. Che si chiama Curci, come ci ha detto Pino Somma. Vediamo la pagella del Campomarino. Sì, vediamola insieme. La pagella in collaborazione con. È tempo di semine! Non usare un seme qualsiasi. Affidati all'eccellenza. Molise Cereali a Campomarino, leader nel settore sementiero. Il nostro grano certificato e selezionato dal più moderno e tecnologico impianto del centro-sud Italia, Cimbria Tecnologia 4.0. Sandu 5 di Lella 6,5, De Santis Gargiulo 6, La Torre. Dunza 6,5, Cacchione 6, Falco 6,5, De Nicola Montechiari 6, Testa 6 e mezzo. Sono entrati Camara 6, Pannitto e Gonzales senza voto. Allora eh, andiamo a vedere anche la pagella del Boiano che sempre ieri pomeriggio ha perso 3-0 contro l'Alto Casertano, giusto? Sì, vediamo insieme la pagella del Boiano. La Pagella, in collaborazione con Yama Centro Revisioni 2, 3, 4 ruote, vendita pneumatici, officina meccanica e elettrauto, via Massari a Boiano. Borreca 6, Maraucci, Drini 5 e mezzo, Iezza, Tancini, Ziligris 6, Mauriello 6, Tasillo 5 e mezzo, Perrella 6, Anciabba 5 e mezzo, Dinucci 5 e mezzo. Sono entrati D'Angelo 6, Gomez 5 e mezzo, Delia senza voto, Diallo 5 e mezzo. Allora Alessandro Lancellotti, tutto nasce questo, questa passione per il Molise perché... Eh... Eh, per il Boiano sì, mio nonno eh, è di Boiano. Boiano. Perché? Che genitori di tuo padre? Eh, no, il padre di mio padre era nato a Boiano, arrivò in Veneto durante la seconda guerra mondiale, conobbe mia nonna che era di Vicenza, e si, di Zanè, precisamente, un paese in provincia di Vicenza, si sposarono, però ogni anno, il nonno non è mancato 35 anni fa, ma ogni anno scendeva giù a Boiano. E da lì venne la passione per il calcio molisano. Quindi c'avete anche casa a Boiano? Sì, sì, casa ancora casa a Boiano da, da anni, in zona Biferno. Ho capito, e quindi questa passione per cioè, eh, il Molise, per, per, il per, per il calcio Molisano? Per il calcio per il Molisano l'hai trasmessa poi anche ai tuoi amici. Io sono stato sì, a Vicenza eh, quest'estate eh, fino visto. a fine luglio e eh, ho potuto toccare con mano. Tra no? cui anche un amico mio che di professione fa il parrucchiere. L'ultima volta che sono sceso a Campobasso, ho voluto l'appollo del Campobasso e lui tuttora se la mette per giocare. Poi mi ha detto che lui, quando era bambino, la sua prima partita in assoluto fu la finale di Coppa Italia di Serie C 1981-82. Penso tu te la ricordi bene, Antonio, quando il campobasso il Lana Rosso e l'Anna Rossi Vicenza eh, giocarono la finale di Coppa Italia di Serie C1. Sì, come no? Che c'era Luigi Del Neri in campo. Sì, il ritorno si fece a Vicenza e vinse 3-1. Ecco. Posso fare un saluto anche che ho visto che gli amici di Boiano mi hanno mandato i messaggi, Come no? Volevo salutare anche il, il Liberato Gentile, il presidente e Gianni Oriente del Boiano che mi hanno detto che vorrebbe, adesso stanno per fare un uh, museo del calcio boianese mm. che, con varie memorabilie. e poi salutare anche... Nicola Mauriello, del, lui è un bar, il bar Muito dove si trovano tutti quanti lì a che Boiano. Poi, ieri mattina mi avete mandato quando ieri. Sì, ti, mandiamo, ti abbiamo mandato il video. Appena lui... mattina al bar, stiamo qui, stiamo bevendo okay. un caffè con, con l'amico Nicola Mauriello, che è il padre di Antonio Mauriello, che giocava nel campo e adesso gioca nel Boiano. Certamente, un saluto anche da parte mia insomma perché è veramente sempre molto, molto gentile. Vediamo ancora una pagella, eh... Cecilia, quella del di Limosani. La terza partita consecutiva. Sì, ha vinto contro il Castel di Sangro e abbiamo la pagella del Ripalimosani. Di Rienzo 6, Cristofaro 7, Di Cillo 6, Di Lallo, Scudieri, Marinelli, Tizzani 7, Fazio 6,5, Guglielmi 7,5, Dellaventura e De Scafa 6,5. È entrato Musella senza voto. Allora Pierpaolo Modei vuoi fare un proprio una battuta con il presidente della NAI? Mm -hmm. Mm -hmm. Sì, con il presidente Agostino Caputo, circa un mese fa insomma, questa edizione della Corrisernia, nel corso di questa settimana possiamo dire si è consumato l'ultimo atto di questa bella manifestazione proprio nella mattinata di martedì nella sala Raucci del Comune di Sernia una riunione con la presenza del sindaco Castrataro dove avete proceduto al insomma, a avete tributato dei riconoscimenti, avete consegnato dei premi anche agli istituti che hanno partecipato. Sì, in effetti martedì, eh, martedì scorso nella sala Raucci con la presenza del sindaco, come giustamente dicevi tu, abbiamo consegnato i premi ai vari istituti comprensivi di Sernia, della provincia di Sernia, che ci sono aggiudicati il premio in danaro offerto da, dalla NAI e quindi eh, ha vinto l'istituto comprensivo Giovanni Bosco, seguito dall'istituto comprensivo Giovanni XXIII, poi dai licei e poi dall'arte Manpella Magistrale. Per quanto riguarda gli istituti fuori provincia, ha vinto l'Istituto Comprensivo di, Cas di, Cas di Frosolone ma è il plesso di Castel Petroso che hanno portato la presenza di oltre 50 ragazzi tra genitori e bambini. Oltre a questi, a questi premi abbiamo, abbiamo Restituito, ricavato, ecco, incassato per la charity program, la gara non competitiva, dove l'iscrizione andava devoluta in quota parte alle associazioni che hanno presentato il progetto la Lilt Provinciale di Sernia, la Lai, Orte la Vita e il Lions Club, quattro associazioni che hanno presentato quattro progetti a sfondo sociale e quindi a loro è stato consegnato il ricavato. Eh, Questa è una cosa che a noi ci riempie d'orgoglio perché ecco, cerchiamo di unire lo sport eh, con il sociale, quindi la nostra manifestazione. Nella Corisernia cerchiamo ecco, a 360 gradi di, di coprire un po' tutto l'arco uh, per quanto riguarda una manifestazione che va dalla, dalla partecipazione al corri, al corri la Scuola con i ragazzini semplici al grande eventi come l'Americana e il Miglio delle Donne. A proposito di questo volevo fare eh, i complimenti a Letizia, di Lisa Letizia della Virtus che oggi ha partecipato al primo cross nazionale a Valsugana, giunta seconda a pochi, pochi, pochi secondi dalla prima. Quindi, e lei ha partecipato anche al miglio do, delle donne, arrivata pure la seconda ma proprio staccata di pochissimo dove ha vinto Giulia Aprile. Quindi i complimenti vanno all'amica all Letizia di Visia che veramente sta in un ottimo periodo di forma e quindi la ringraziamo per aver partecipato alla nostra manifestazione al Miglio delle Donne. Quindi per l'anno prossimo speriamo ecco di portare altre novità e altre sorprese, eh, cercando di, ecco, di migliorare eh, tutto ciò che è stato fatto quest'anno. Comunque siamo soddisfattissimi e ringraziamo anche l'emittente. Che ci ospita, che mi ospita in questo momento, per la grossa collaborazione con lo special e le varie interviste che il Presidente ci ha fatto. Grazie di tutto, Presidente. Eh, direttore. Studio. Presidente, io non sono Presidente, perché però se mi volete fare Presidente, magari lo chiedo anche alla Virtus, perché non si può mai sapere, Laura, eh, si mischiano le carte. Allora, però, mi anche fatto voi. Grazie Presidente a tutti. Sì, e, ok, eh, non, è, non è assolutamente un problema. Sforzo di creare sempre delle, no delle novità, sì. io l'ho detto domenica scorsa anche con tuo fratello Francesco, che voi fate sempre perché sì. ogni anno cercate sempre di trovare dei motivi particolari. È vero, vero. quest'anno Antonio c'è la medaglia che è una novità assoluta. Francesco, mio fratello, l'ha portata la settimana scorsa, dietro la medaglia c'è un QR code che rimanda direttamente alla cinquantesima su e giù. Quindi scansionando la medaglia sul retro, immediatamente una volta caricate sul sito si troveranno le foto della e Giù, si troverà il giornale della e Giù, le foto della presentazione, quindi è una novità assoluta, è veramente bella, elegante la medaglia di quest'anno. E non solo, io ringrazio, ne approfitto per ringraziare tutte le ditte molisane, Antonio quest'anno hanno fatto veramente eh, la corsa, la gara per, prodo, per donare i prodotti che noi confezioneremo nel pacco gara. Quindi sarà un pacco gara ricchissimo quest'anno, ricco di prodotti e siamo contenti perché mh, non si raggiungono 50 anni senza avere costantemente al fianco persone, simpatizzanti, amici che supportano la società. Questo è un traguardo di tutti, è un traguardo vostro come Domenica Sport perché non ci avete mai abbandonato. È un traguardo di chi corre la gara, di chi la partecipa, degli sponsor. Io ringrazio veramente tutti perché ognuno ha contribuito. Va bene, grazie a te. Andiamo a vedere un altro servizio, esattamente il pareggio tra Turris e Cliternina. Sì, direttore, vediamo il servizio di Antonio Di Monaco. Qualcuno, a partire dagli anni 30, lo definiva il risultato perfetto, mentre oggi sembra essere passato di moda. Lo 0-0 degli aniri di Rotello tra Turris e Cliternina rimette tutto questo in discussione, come si potrà vedere nello sviluppo del confronto. Al secondo, Meubry, per gli ospiti, prova a mettersi in proprio appena dentro l'area, ma non crea problemi ai lardian. Al sedicesimo è il turno di Di Fortunato che lascia rimbalzare e calcia. Ilardian c'è, ma ne ricadere a terra il capitano biancorosso mette male la caviglia. Vani tutti i suoi tentativi di restare in campo al suo posto e in traviglietti. Al venticinquesimo si fa vedere la Turris con Viola che prova a destreggiarsi in aria a contatto con Sassano che Di Palma di Casino giudica regolare. Al 38 si rivede la criternina, abile a prendere arti gli avversari nel pressing, con questo cross al veleno di Viselli. Nella ripresa è subito la formazione Basso Molisana a provarci, calzo piazzato di Mabri. Si inserisce colonna dalle retrovie, pallone fuori di nulla. Al quindicesimo Toumet prova a creare superiorità sull'esterno e crossa per Mobri. Che gira di testa, ma il Hardian è pronto. A sedicesimo Marcucci, in campo per dare maggiore profondità alla Toursi in avanti, ha subito sui piedi il pallone del vantaggio, ma il Ardian ha idee diverse. Nel prosieguo dell'azione la palla arriva ancora a Marcucci che prova a liberarsi dalla marcatura di colonna e cade, ma anche qui. Per Di Palma non c'è nulla. Ma passa un solo minuto e Vasile pesca in mezzo ancora Marcucci, che da due passi si divora così il possibile 1-0. Non è finita perché Marcucci non riesce a saldare il conto con la sorte perché a 45esimo il tuo tocco di rapina si stampa sul palo. Così come le speranze di vittoria della Turris, che comunque muove la classifica, mentre il punto dà morale alla criternina in piena lotta salvezza. Tutte e due le pagelle. Sì, iniziamo dalla pagella della Turris. La Pagella in collaborazione con Ares Srl Archeologia e Restauro, Via Marchione, Aversa. Info e fax 081 50 45 465 348 34 36 043 Ilardian 6,5, Martino 6, D'Ambrosio 6,5, Pazienza e Caiola 6, Mancino e Viola 6,5, Valenti 5,5, Leonetti, Mascia 5,5, Vasile 6,5, sono entrati Santo Ianni 6, La Penna 6, Di Fiore senza voto, Marcucci 6. E ora vediamo anche la pagella della Cliternina. La pagella in collaborazione con Tecnologie Industriali, Contrada Rivolta del Re, Termoli. Motori elettrici e riduttori, olio dinamica, sistema di pompaggio, componenti di trasmissione meccanica, pneumatica, componentistica elettrica, utensileria e elettroutensili. Burlea 6, Viselli, Sassano, Travaglini 6,5, Colonna, D'Amato e Tume 6, Iannone, De Cottis 6, Di Fortunato, Meubri 6,5. Sono entrati Viglietti e Grazia Plena 6, Di Labbio e Amoroso senza voto. Bene, bene, allora adesso vediamo anche il servizio del eh, pareggio tra Busso e Morcone, partita giocata oggi pomeriggio, vero? Sì, vediamo il servizio di Dolores Calandrella. Si chiude in situazione di parità il match tra la Chaminade Busso ed il Morcone. Davvero poche le conclusioni del Morcone nel primo tempo contro il Busso che invece ha cercato e trovato il gol. Già all'undicesimo Ricciardi innesca Fiorillo che lanciato a rete vede il suo tiro respinto da Santucci con la gamba destra. Il Morcone prova a rispondere partendo da un errore delle retrovie Casalinga. È luongo ad approfittarne ed allungare per il compagno Domenico Lombardi che però non concretizza. Alla mezz'ora Ricciardi è chiamato a battere una punizione in favore dei padroni di casa. Il numero 10 spedisce il pallone direttamente in rete 1-0. Minuto 44, Lombardi potrebbe portare il risultato sulla parità, ma nonostante fosse a tu per tu con distasi, non imprime forza al pallone. Si rientra dall'intervallo ed il Morcone è più vigoroso e concentrato. Corre il tredicesimo, il tiro di Fiorillo viene respinto con i pugni dal numeratore. Numero 1 del busso. Al diciannovesimo, nuova occasione per Luongo, ma questa volta il suo tiro si stampa sul secondo palo e l'azione continua. Domenico Lombardi non inquadra. Al ventinovesimo, ancora i campani in attacco e Andrea Lombardi ad avviare l'azione, ma Luongo non riesce a concludere. Pochi secondi e c'è il lancio lungo di Mastro Valerio Domenico Lombardi. Lascia rimbalzare e tocca col sinistro quel tanto che basta per l'1-1. -1. Minuto 38, punizione fotocopia di Ricciardi, ma questa volta la palla termina direttamente tra le braccia del portiere. Il match si chiude con un errore clamoroso di Cassim. Il numero 19 è solo dinanzi la porta, ma cincischia e sfuma la possibilità per il busso di tornare in vantaggio al triplice fischio del il signor Danilo Maselli della sezione di Sernia c'è amarezza. Lo scontro diretto sarebbe potuto essere decisivo per la salvezza, la pagella del della squadra del di busso. busso. Sì, vediamola insieme. distasi 6, Tizzani 6 e mezzo, Damiano 6, Barletta 6 e mezzo. Lombardi 6, Palladino, Fiorillo 6,5, De Santis 6, Pastore 6,5, Ricciardi 7 di Froscia 6, sono entrati Piscopo Palladino Marco Palmieri, Battista senza voto, Cassim 5. Vediamo anche la pagella del Baranello che ha vinto sul campo della Esernia, quindi bel successo del, ba del Baranello sicuramente. Sì, vediamo insieme. Vediamo insieme la pagella. La pagella in collaborazione con Edil Niro, materiali edili, caminetti, accessori bagno, pavimenti e rivestimenti. A Baranello in Contrada Gaudo e a Campobasso in Contrada Colle delle Api. Manocchio 6,5, Cappelletti di Paolo 7, Niro 6,5, Polletta Berardini 7, Cutillo 6,5, Bellomo Venditti 7, Zurlo Ruggiero 6,5, sono entrati Di Chiro 6,5, De Simone, para, para, Parmentola, Palazzo, Iannetta senza voto. Allora Pino Somma, abbiamo visto anche il pareggio della Cliternina, vuoi fare un paio di domande al nostro amico Cesare Fazzari? Sì, in primis vorrei fare i complimenti alla società della Cliternina perché ieri abbiamo visto che ci stanno preparando la sala stampa, visto un altro sforzo che sta facendo questa società, anche per agevolare il nostro lavoro e noi veramente vi siamo, siamo riconoscenti. Sì, eh, ancora una volta la società ha dimostrato, sta dimostrando eh, di essere forte, stiamo facendo una sala stampa per voi. Eh, la stiamo preparando eh, speriamo di farcela in settimana eh, questo avendo fatto qualche danno però niente, niente di grave è, sì. un, è uno sforzo che facciamo per voi per dimostrarvi l'affetto che abbiamo a Chiternina nei confronti di Telemolis grazie, noi vi siamo anche riconoscenti Senti, a proposito di sforzi altro sforzo societario avete ingaggiato come preparatore di portieri Marcello Cioffi, un nome importante non solo nella nostra regione, un, un preparatore dei portieri che ha giocato in tutta Italia, all'età che ha però voglio dire eh, averlo è un pregio sicuramente per far crescere bene i vostri portieri. Assolutamente sì, Marcello lo conoscevo, è un, è un onore che sta con noi, ben preparato, fa lavorare i portieri in settimane in maniera... Pesante, bello, fa un bel lavoro, è preparato. Sappiamo il suo curriculum, dove eh, ha giocato, eh, ma l'età non si fa sentire. Eh, l'età ce l'ha, ma è giovane, eh, pedala ancora, quindi in allenamento l'ho fatto una battuta ho detto mister vai in porta che ti faccio un paio di tiri e paro sì. ancora alla grande, senti per chiudere pareggio importante oggi a Rotello contro la Turris all'orizzonte c'è una gara difficilissima contro l'atletico San Pietro in Valle che avete già incontrato due volte in questa stagione per la Coppa Italia sì, eh, oggi su questo punto voglio, voglio elogiare tutti i ragazzi per la, per la prestazione fatta oggi. Veramente faccio i miei complimenti. Questa è la, la dimostrazione eh, del lavoro duro che facciamo eh, in settimana. Anche oggi lì, belli compatti, siamo stati. Abbiamo sfiorato il gol. Eh, tipo ha fatto una parata nel, nel finale, però voglio veramente elogiare dal primo. Al 24esimo, anche chi è stato in tribuna, oggi è venuto e eh, ha, ha fatto allenamento. e Questo è un segnale importante eh, per tutti, perché vuol dire che abbiamo un gruppo unito alla quale ci tiene a questa società, a questo campionato dove vogliamo fare bene. Domenica affrontiamo sabato una squadra che ben conosciamo, sempre trimpare, vale, alla quale eh, l'abbiamo incontrato in Coppa Italia, ci ha battuto due volte, ma sabato sarà tutta un'altra partita perché si gioca davanti ai nostri tifosi, davanti alla nostra gente e vogliamo vincere. Studio. Bene, va bene, complimenti comunque alla, alla Cliternina. Io ho avuto modo di parlare con loro eh, nella partita che hanno giocato a Ripalimosani, l'ho già detto, bella squadra, soprattutto un ambiente sano e soprattutto eh, sportivo. Insomma, complimenti alla, alla Cliternina. Lo Spinete invece ha perso in casa, Cecilia. Sì, ha perso in casa contro il Rocca Ravindola ed è finita 1-2. Vediamo il servizio di Pierpaolo Amodei. Lo Spinete affronta in casa il Roccarevindola. Periodi diametralmente opposti, quelli che stanno vivendo le due squadre nelle ultime tre partite. 9 punti per i blu Cerchiati, un solo pari e due sconfitte invece per i Matesini. Arbitra il signor piano della sezione di Campobasso. Al sesto, e già vantaggio per gli ospiti. Sam Sam di Potenza, Buca Colardo per lo 0 1 ed è lo stesso numero 11, al tredicesimo ad andare a campo largo e a duellare con Salvatore, entrambi a terra in area e il direttore di gara giudica il tutto regolare. Il minuto dopo l'occasione per lo Spinete con Gianni Roberto, il pallone per il taglio sul secondo palo di Staffieri il quale non trova la porta al diciassettesimo incontenibile Samsam, Sam. una vera piaga sulla destra per la difesa dello spinete che la spunta prima con la respinta corta di Colardo e successivamente grazie al salvataggio di D'Angelo sul tiro di caccia al diciannovesimo ecco i locali in avanti, il destro da fuori di pace, e nessun problema per Franchitti, al venticinquesimo il pareggio, il cross di Ianni Roberto con la sfortunata autorete di Giunti che beffa Franchitti. Franchitti, ingannato probabilmente anche dal movimento di staffieri, il parziale ora sull'1 a 1. Si giunge al trentunesimo. Il piazzato in favore dei padroni di casa batte Andrea Pasqualone. Una telefonata per il portiere ospite. Al 41esimo chiede il penalty anche lo spineta, il contatto tra Staffieri e Calabrese. e L'arbitro allarga nuovamente le braccia, alle squadre al riposo con un gol per parte. Siamo nel secondo tempo. Grazie alla regia di Antonio Di Perna, minuto numero 14, il Rocca Revindola con la punizione di Alessandro Carnevale direttamente a giro in porta. Solo il brivido per i locali. Va meglio un minuto più tardi a Nucci, il tiro cross del terzino che lascia di Sasso Colardo per il nuovo vantaggio blu cerchiato. Al diciannovesimo Samsam, nel tentativo di sfuggire a Staffieri subisce una scorrettezza. Cartellino giallo per il numero 11 tra le proteste della squadra di Mister Milano che pretendeva un provvedimento arbitrale più estremo. Al XXIII, sempre la formazione che sopra nel punteggio, questa volta Vacca, approfitta di una respinta corta di danno. Ma conclude alle stelle e al ventiseiesimo, e Samsam a cercare il calcio di rigore non concesso dopo l'uscita di Colardo. Al ventisettesimo lo Spinete con l'avanzata di Gianni Roberto, ma il destro del numero tre, non lontano dal palo. Al trentaseiesimo continua ad attaccare il Roccaravindola, Il calcio d'angolo dalla destra, il pallone nella mischia. Pesce riesce a liberarsi per il tiro. Colardo in tuffo, nega il trissa ai suoi avversari. Siamo al novantesimo, Altieri il neo entrato Pennella per la testa di Staffieri con la sfera che si perde larga vince il Roccaravindola 2-1 e si prepara ad ospitare la Esernia nell'anticipo di sabato prossimo mentre per lo Spinete c'è la trasferta di Morcone e abbiamo la pagella dello Spinete si sì, vediamola la pagella in collaborazione con la qualità offerta da MG Arredamenti conquista proprio tutti. Nel nuovo showroom di Boiano in via di Biase, cucine, camere, salotti, camerette, soggiorni e complementi d'arredo delle migliori marche. MG Arredamenti, una promessa di qualità. Colardo 5, D'Angelo 5, Gianni Ruberto e Bauto 5,5, ,5, Pasqualone Salvatore 5, Evangelista 5,5, ,5, Calabrese, Bangura, Pace 5, Staffieri 5,5, ,5. sono entrati Sou, Totaro e Altieri senza voto. E ci fermiamo un attimo. Sì, facciamo una breve pausa, rimanete collegati con noi. Allora, allora torniamo in diretta sempre con questa puntata di Domenica Sport, poi tra poco vedremo anche il servizio, però vediamo in che modo, è vero Gianni, facciamo vedere singolare. questo è un modo assolutamente singolare che il Matese ha perso la partita in casa contro l'Avezzano, vediamo. Sì, siamo allo scadere della partita Matese-Avezzano, punteggio di 0-0, a -0. succede questo, vedete Bolo, maglia rossa dell'Avezzano, effettua questo cross. In questo momento eh, viene a contatto il portiere Palombo del Matese con il suo collega, compagno di squadra, Guarino, difensore numero 5. Vedete, vengono a contatto i due, per la cronaca cade anche un giocatore eh, del, dell'Avezzano, cade Palombo, eh, si, si prosegue, possiamo andare avanti con le immagini, c'è questo episodio, c'è questo infortunio che dura qualche attimo. Di, eh, di Palombo, estremo difensore dell'Avezzano, l'arbitro va a sincerarsi delle condizioni del numero 1 del Matese. Il quale. Allora aspetta, l'arbitro non fischia non in questo momento. Il gioco continua. Continua perché? perché non fischia? Perché si è scontrato il portiere con un suo compagno di squadra. Quindi il portiere, allora il portiere che fa? mette a terra il pallone e eh, il, il giocatore Ortolini dell'Avezzano va a segnare. Tutto regolare perché il gioco non era stato mai interrotto quindi che cosa bisogna desumere da questo che ha pensato che ha... Cosa... per me è regolare il gol perché l'arbitro perché avrebbe dovuto fischiare vedi si scontra col suo compagno di squadra resta giù e l'arbitro poi si avvicina anche l'arbitro te lo dico anche chi era il signor papi di prato si avvicina anche, anche per chiedere tutto a posto stai bene se andiamo un attimo dietro facciamo vedere proprio il momento in cui io faccio una specie di, di doppiatore di Jack Nicholson. No? qua l'arbitro dice tutto a posto, stai bene, possiamo continuare. Sì, sì, tranquillo, continuiamo. A questo punto che succede che il portiere si rialza. Si rialza. Andiamo avanti con le immagini perché quando si rialza il portiere che fa? Mette la palla, qua gli dice sempre le cose che ho detto prima, eh, mette la palla a tre metri probabilmente troppo lontana da lui perché vedi è talmente sicuro che di che cosa poi non si è capito però mette la palla lontano da lui arriva l'attaccante dell'Avezzano grazie grazie del regalo buon natale e arrivederci non so che cosa possa aver pensato Palombo non lo so cioè è una cosa assolutamente singolare e guarda adesso non vorrei non so se il nostro storico eh, Alessandro Lancellotti abbia qualche riferimento. Sembra io... un Liverpool Tottenham, che il portiere aveva messo la palla, le era arrivato il giocatore del dietro e aveva insaccata. C'è un altro episodio che io ricordo, però non era così clamoroso: la famosa partita di ritorno Inter-Liverpool mm? del 64, se non mi sbaglio, quando l'Inter poi vinse la Coppa dei Campioni, la Champions. All'andata perse 2-0 l'Inter, ritorno, uno dei gol dell'Inter, il secondo gol fu segnato da Peiro che era un attaccante spagnolo dell'Inter, il portiere mise palla a terra, però da dietro, Anton Gli ha ruba però gliela rubò a mezzo metro, questo ha buttato il pallone 4 metri simile. davanti. Eh? Mi è venuto in mente un esempio, una Dai. un fatto simile di che mi raccontò Ciappi, Walter Ciappi. Mm. Eh, parlando con lui l'avevo trovato qua a Cambobasso un po' di tempo fa mi fa tu sei di Vicenza? sì gli ho detto mi fai il gol più da poco eh. sei di Vicenza c'è il mare <ride> una cosa che sappiamo noi eh, Ciappi mise la palla eh, per rilanciarla Briaschi Massimo te lo ricordi quello che giocava nella Juventus tu, è arrivato però... da dietro e prese la palla e gli fece gol in quella maniera e Ciappi disperato mi ha detto questo, mi raccontava Vabbè, questo fatto comunque in ogni caso a parte questi riferimenti storici eh, dunque, dunque Cesare Fazzani a Termoli è veramente una cosa singolare o no? Eh, sì, direttore, è veramente è un gol incredibile. Io do responsabilità al portiere perché quando il portiere eh, prende la palla che cade per terra, io vedo che l'arbitro, eh, in questo momento prende la palla che cade per terra, lui si alza, l'arbitro si avvicina e bisogna chiedere cosa dice al giocatore. Sicuramente eh, non fischia perché non, ha, non, ha, non è il fischietto in bocca. Eh, però poi il portiere mette la palla giù e io do, a questo punto do, do colpa al portiere quindi bravo l'attaccante eh, ad, ad approfittare. A me mi viene in mente una cosa simile così, in una partita di serata, se non, non mi ricordo quale partita era, perché io seguo molto il calcio e mi piace. Eh, il Portiere con la, eh, con la palla in mano, l'attaccante li gira dietro, di testa, gli eh, fa cadere la palla e dà il gol. Quindi regolare adesso, qua è diverso la situazione, però gol regolare. il portiere, in specialmente in una serie D, ehm, do colpa al portiere. È un errore gravissimo, vabbè, vabbè. anche perché l'attaccante si avvicina, il portiere ma rimane sì, fermo sì. visto che non ha fischiato, quindi... sì, ma non era <ride> assolutamente un'opzione, bra bravo l'attaccante, direttore. <ride> Eh, però l'attaccante è stato scaltro, il portiere no, mettiamolo così. È vero Agostino Caputo, è una cosa assolutamente singolare. Assolutamente eh, tranquillo voglio dire, lui forse pensava di aver avuto la punizione a suo favore, ma per quale motivo doveva avere la punizione? Quindi assolutamente... È una sua, sua colpa assolutamente. Assolutamente, non c'era assolutamente punizione. Intanto ci scrivono anche eh, Nadia e Giorgio da mestre, eh, caro Alessandro, quindi tanti saluti anche a te, Grazie. ma un abbraccio forte sia a Nadia che a Giorgio, perché sono due amici veramente sinceri, amici veri. Allora andiamo a vedere un altro servizio che è esattamente la vittoria del Riccia a Trivento. Sì che è finita 0 a 3, vediamo il servizio di Stefano Saliola. Il Riccia torna al successo e lo fa espugnando l'Acqua Santianni di Trivento. Lo 0 a 3 finale è punizione troppo severa per i gialloblu che per oltre metà gara hanno tenuto bene testa gli avversari. Poi è venuta fuori la maggiore cinicità ed esperienza dei Fortorini, che hanno cancellato così la battuta d'arresto dell'ultimo turno e ripreso la marcia. Direzione di gara affidata a Federico Corbo della sezione di Termoli. Con le immagini di Antonio Trotta, vediamo come è andata. Pronti via e Culibali conclude sul fondo da buona posizione. Al nono si vedono ancora i padroni di casa con Catalano, tiro velenoso che Bitone sinnesca. La sfida prosegue sui binari dell'equilibrio. Minuto 15. E Tucci a suonare la carica per gli ospiti, sfera fuori bersaglio. 60 secondi dopo la stessa sorte tocca a Collibalì che non inquadra lo specchio. I gialloblù ci provano poi con Paolo Di Blasio, che addomestica un piazzato di De Pasquale e tira. Vitone, attento, para. Al 43esimo velate proteste ospiti per un contatto in area. Tra Touré e Lombardi Corbo lascia correre. L'ultima azione del primo tempo è di marca locale. Colibalì assiste Nicola Di Blasio, tiro respinto da Vitone. Paolo Di Blasio arriva sul pallone ma è in posizione di fuorigioco e l'azione sfuma. Nella ripresa il Riccia ci prova subito con Tucci, conclusione fuori Bersaglio. Dopo un tiro di catalano lontano dallo specchio, gli ospiti sbloccano la contesa. Corre il ventiduesimo, quando Touré mette palla al centro dalla sinistra. Sfera sul braccio di Anthony Civico, per Corbo è rigore. Dal dischetto va Tucci che batte Melaragno con lo scavetto. Trivento 0, Riccia 1. Alla mezz'ora, grande chance per i locali. Colibari riceve da Catalano, sassato dalla distanza. Vitone, in tuffo, manda la palla sul palo. Al trentaquattresimo, grande proteste locali. Iocca vince un duello aereo con Ruggero a centrocampo. Panichella è in vantaggio su Culibalì che però gli ruba il tempo e si invola verso Vitone. Il numero 9 del Riccia interviene in scivolata per frenare la corsa dell'avversario. Corbo non ravvede irregolarità e lascia giocare. I locali vogliono il pari e al 35esimo Catalano chiama ancora una volta al grande intervento Vitone che non si fa sorprendere dal rimbalzo della palla e manda in angolo. Scampato il pericolo, il riccia torna a farsi vedere in area giallo-blu. Scambio Tucci Palmieri, il numero 18, si presenta solo davanti a Melaragno che chiude la Saracinesca. Al 42 arriva il raddoppio del riccia. Tucci e Calabrese duettano, tiro preciso di quest'ultimo che buca Melaragno. Il Trivento non ci sta. Al 44 Nucciarone conclude, palla deviata da Daddario, con la mano secondo i giallo-blu. Non per il direttore di gara che lascia giocare, giudicando regolare il tocco del difensore. Nel primo dei quattro minuti di recupero il Riccia cala il tris. Assistenza di Palmieri, Calabrese non ci arriva, palla a Touré che in scivolata gonfia ancora la rete. Finisce con gli ospiti in festa, il Trivento che esce dal campo con l'onore delle armi e si proietta alla trasferta di Baranello. Allora, vediamo entrambe le pagelle. Iniziamo dalla pagella del Trivento. La pagella in collaborazione con... Ragno 6 e mezzo Lombardi 6, Civico 5 e mezzo, Molinaro 6, Monoateba 6 e mezzo, De Pasquale, Iocca Catalano 6, Di Blasio Paolo 6, Di Blasio De, Nicola Colibali 6. Sono entrati Andreola, Quici Nucciarone senza voto. Ora vediamo anche la pagella del Riccia. La Pagella, in collaborazione con Moffa, autolinee nazionali e internazionali. Noleggio autobus e minibus con e senza conducente. Infoline 0874 71 68 84 www.autolineemoffa.it Vitone 7, Zingarelli, Torre 6, Cefaratti 6, Ponte Landolfo e D'Addario 6,5, Touré 7, Ruggiero, Panichella, Tucci 7, Moffa 6, sono entrati De Rosa, Mascia 6, Palmieri e Calabrese 7. Allora per il campionato di calcio a 5 di Serie B, quarta giornata, quarta sconfitta per lo Sporting Campobasso che ha perso 8 a 3 sul campo del Dalia e gol del dello sporting sono stati realizzati da Cioccia Presutti e Dinunzio sabato prossimo gioca in casa lo sporting contro la Virtus Libera Isola e adesso mi dicono che è anche pronto il servizio l'episodio l'abbiamo visto prima però il servizio Matese Avezzano Sconfitta con rammarico per l'FC Matese, maturata negli ultimi minuti di gioco contro l'Avezzano. A condannare gli uomini di Urbano, un episodio che ha dell'incredibile, una leggerezza del portiere Palombo che è costata carissima ai Matesini. Siamo al novantesimo, azione sulla fascia destra di Bolo, cross in mezzo con l'ottima uscita di Palombo, che si scontra fortuitamente con il suo compagno Guarino. L'estremo difensore di casa molto probabilmente ha creduto di aver subito fallo da Ortolini e dopo l'invito del direttore di gara a riprendere il gioco ha messo il pallone a terra e lo stesso Ortolini l'ha depositato in rete tra lo stupore generale del pubblico. Facciamo un passo indietro però e riviviamo la cronaca del match. Parte bene il Matese con punizione di Gagliardini, il portiere abruzzese è sulla traiettoria e l'accompagna sul fondo. Sempre da calcio piazzato questa volta l'Avezzano schema tra Filippini e Costa Ferreira che libera al tiro questo ultimo tiro smorzato dalla barriera e che arriva direttamente tra le braccia di Palombo. Il numero 10 di casa ci prova con la sua specialità, tiro forte dalla distanza, ma di poco al lato. Ancora gli uomini di Urbano pericolosi, cross preciso di Gomis di testa, impatta di Martino, ma la mira è alta. Ultima occasione del primo tempo e di marca abruzzese. Su angolo forte anticipa tutti sul primo palo. La palla si impenna pericolosamente attraversando tutta l'area del Matese. Fine primo tempo sul risultato di 0-0. Nella seconda frazione il Matese spinge per cercare la via del gol. De Martino allunga per Iacovoni, tiro in diagonale di poco vicino al palo. Reagisce l'Avezzano con Bolo che impatta un pallone proveniente dalla sinistra, ottima coordinazione ma mira imprecisa. Calcio d'angolo abruzzese. Ortolini va più in alto di tutti, ma è disturbato anche da Guarino e non riesce ad inquadrare la porta. Episodio da Maviola in area Avezzano, cross di De Marco con tatto dubbio tra Giacovoni e Filippini, ma per l'arbitro Papi di Prato nessuna irregolarità. Occasionissima Matese, cross dalla destra, palla che viene prolungata da Giacovoni, buca la da resta e De Marco sciopa tutto calciando malissimo. Il Matese crede nella vittoria e pochi minuti dopo va vicino nuovamente al gol. Punizione di Ricciardi sponda aerea di Guarino, Gomissa a colpo sicuro chiama Cultraro agli straordinari. La partita sembra destinata a scivolare sul pareggio quando succede l'episodio del gol abruzzese che consente all'Avezzano di portare a casa l'intera posta in palio. Peccato perché il Matese non meritava di non muovere la classifica dopo un'ottima prestazione. Prossimo weekend, uomini di Urbano nella difficile trasferta di San Benedetto. Va bene, quindi abbiamo visto anche quest'ultimo quest servizio. Saluto nella redazione di Termoli, Cesare Fazzari della Cliternina e Pino Somma. Grazie a voi. Grazie a voi. Grazie direttore per l'invito, vi aspettiamo sabato e sai quando sei il benvenuto quindi ti aspettiamo anche in casa nostra, direttore. Ci fa piacere se ci vieni a vedere. Grazie, sai la nostra stima. Grazie, grazie, ma prima della fine del campionato verrò sicuramente. Buonasera a Pino Somma. Buonasera direttore, comunico solo una data, me l'ha girata la società del Real Guglionesi, la partita che è stata rinviata perché ci sono stati problemi al, al rettangolo di gioco il Cianci di Guglionesi, la società comunica che la gara con il termine di 2016 per via della sistemazione definitiva del manto insintetico del Cianci verrà giocata mercoledì 15 novembre con inizio alle ore 14.30. Grazie e buona serata a tutti. Va bene, va bene, quindi non mercoledì prossimo, però l'altro mercoledì. A proposito del, di, questo, di questa, perché là si è sollevato proprio il manto erboso, il, il vento, 120 km all'ora, ha sollevato il manto erboso. Se trovate la fotografia in, re, in, re, in redazione, dico, lo dico a Benedetta Fazio, eh, Federico, Ilenia Di Meo, me la fate vedere proprio. Prima che finiamo la, la trasmissione del campo di Guglionesi. Saluto anche Agostino Caputo nella redazione di Sernia. Agostino, grazie per essere stato insieme a noi, in bocca al lupo. E domenica prossima voglio vedere come ti piazzi alla Sua E giù. Eh, grazie, grazie per l'invito, assolutamente, mi piazzo. Verrò a partecipare come tutti quanti, in quanto non è una gara. È una passeggiata non competitiva, quindi chiunque può venire a partecipare, ma non c'è lo spirito ecco, dell'agonismo vero e proprio che conta distinguere le gare competitive. Quindi verremo uh, da Isernia e verremo a goderci questo bellissimo spettacolo. Rinnovo in bocca al lupo a tutta la Virtus e a tutti quanti gli amici della, della, del gruppo sportivo Virtus. E noi ci rivediamo a presto per i nostri prossimi impegni. E vediamo ecco, di organizzare una corsa campestre tra novembre e dicembre e poi corri con la Befana a gennaio. Va bene. Grazie arrivederci a tutti. Grazie e buonasera a Pierpaolo Modei. Sì, grazie direttore ne approfitto per ricordare che domenica prossima c'è il derby in eccellenza tra Serni e Venafro oltre alla, alle gare dei quarti di andata di Coppa Italia regionale eh. è, è insicura eh, sicuramente la struttura dove si giocherà si terranno, credo, delle riunioni, ma mh, ovviamente mh, si può parlare di un ritorno a Lancellotto oppure mh, si conserva quindi la sede del, del Dunque Rinnovo i ringraziamenti e auguro una buona domenica a tutti. Va bene, Alessandro Lancellotti, allora sì. eh, grazie di essere stato qui questo grazie fine voi. settimana. Posso fare un po' Portaci di? Eh, come si chiama Michele? Michele? A Boiano, no, che ti dice, ma a Vicenza c'è il mare? No, e allora? Allora? Beh, vive. vive posso, posso salutare una decina di persone che mi hanno mandato i messaggi? Una decina di, di persone. voglio salutare gli Ultras Boiano che si sono ricostituiti. Li ho visti ieri. Chi sono? Gli Ultras del Boiano, hanno ah. fatto un nuovo gruppo. Poi la redazione del giornale di Vicenza che mi ha seguito. Gli amici Ennio Santa Giuliana e Luca Vignara della Lanne Rossi. Eh, Vittorio Reale che mi ha scritto eh, Giorgio, ehm, Giorgio e Nadia eh, Alberto Panocchi che anche è anche un amico di Milano che mi sta seguendo Mario da Vicenza che mi ha seguito anche lui e gli amici di Innsbruck, Paul e gli altri che hanno seguito la trasmissione da Innsbruck mm -hmm. che settimana scorsa ero a festeggiare i 110 anni del VAC Innsbruck e tu c'eri? Eh. e c'ero, certo che c'ero eh, perché dice a Vicenza che devo fare? Eh, vado Poi da Innsbruck. E eh, tre ore di macchina? Perché da Innsbruck eh, festeggio nei 110 anni, mi vado a fare una passeggiata a Innsbruck. Tre ore di macchina? Tre ore di macchina e tre a tornare, no? Sì. Eh, e sono sei. È. Va bene, va bene. Quindi Sto grazie scherzando. a tutti. No, grazie a te. Eh, Laura, che dire? Eh. Grazie per essere stata qui. Grazie. A grazie a te, per grazie averci a portato voi. anche tua figlia Gra che è ancora nel voi. tuo grembo. Sì, diamo l'appuntamento per sì. domani. Sabato a sera se passo in centro mi fermo. Certo, certo, perché, perché sabato voi siete siete lì sarà cenare. una giornata calda, quindi monteremo tutti i percorsi, i traguardi e tutti gli arrivi e il percorso, quindi la sera faremo compagnia ai ragazzi che dormiranno in piazza, mangeremo lì. E appuntamento domenica alle 9.30 c'è cioè il ritrovo, alle 10 la partenza. Mi raccomando, numerosi. e Dopo la su e giù ci sarà un altro evento che lascia qualcosa di duratura alla città di Campobasso: realizzeremo un murales. Quindi, abbiamo già individuato la parete, abbiamo già avuto le autorizzazioni. Cerchiamo di lasciare qualcosa a questa città e ribadisco, la gara è dei Campobassani, non è più nostra. Invito tutti a partecipare. Grazie Antonio. Vabbè, no, grazie a te. Voglio far vedere proprio prima di salutarci che cosa è successo a Guglionesi, vedete eh? che ha fatto il vento? Incredibile. Eh? 120 all'ora, spirava sì. uh, sul campo del Guglionesi, ha sollevato una parte di sintetico, perché quello è un tappeto evidentemente che si, 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 si pone sul, sul campo, quindi il vento, a parte la panchina che si era ribaltata, sì. Però incredibile perché il terreno di gioco io francamente nemmeno questo avevo mai visto. Va bene, allora eh, ringrazio in regia Angelo Pompei, Donato Mignogna, Armando Rillo alla messa in onda, a Termoli Amedeo Alessandro Nardelli e a Termo Nardella, a Isernia Tonino Di Perna, Gianni Bruno, grazie. Grazie a voi e buona serata. Il nostro assistente di studio Daniele Genovese e ringrazio... Eh, te Cecilia Sampieri per essere stata insieme a noi anche in questa domenica. Adesso che cosa Grazie succede? Grazie a lei. Prima direttore, di sì, prima di dare l'appuntamento a domenica prossima, per quanto riguarda il calcio A5 di serie A2 Elite, il CUS Molise ha pareggiato contro l'Itria ed è finita 2 a 2. Vedremo il servizio di Daniele Genovese. Invece per quanto riguarda dopo la pubblicità ci sarà la seconda e la terza parte dello speciale dedicato alla seconda edizione dell'evento che si è svolto presso Harlem Design. A questo punto vi diamo una, vi, vi diamo una buona serata e vi aspettiamo domenica prossima sempre alle 18.00. al Pala Unimol per la sesta giornata del Celennigus Molise che cerca ancora la prima vittoria stagionale ospita Itria Football Club squadra della provincia di Brindisi mister Sanginario deve rinunciare a Triglia squalificato e si affida a Mariano, Turek, Chiles, Vivar, Bocca e Denisco Pugliese che rispondono con Micoli, Punzi, Ricci, Boladeras e Da Silva abitano Jordaghe di Vasto e Filippi di Bergamo prima del fisco di Niso un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione che ha colpito la Toscana nei giorni scorsi nel montaggio di Giovanni ci vediamo come è andata cronaca che si apre al quarto minuto botta di Punzi, para Mariano, non minuto Veniscola sblocca così per i cussini, ben servito da Chilez, Vivar, bravo il 10 a battere il portiere. Ospite 1-0, cus. Minuto 20, destro di Pereira para Mariano. L'ultima occasione, arriva al 32esimo, sempre ospiti pericolosi con Da Silva, ma il suo destro è fuori di pochissimo. Con le immagini, siamo già nella ripresa. nono minuto Da Silva, botta centrale, respinge Mariano, undicesimo. Sbaglia pazienza per il Cus da ottima posizione e non riesce a fare meglio di così. Miracolo di Mariano al tredicesimo su Mancino di Punzi. Passano due minuti. Bola trova la fortunata deviazione di Mariano che vale il pari. 1-1 per l'Itria. Minuto 21 traversa di Punzi che si gira bene in aria ma trova soltanto il legno. 25esimo Itria che la ribalta così perde palla in uscita il Cus da Silvio Serve Perera piatto destro e gol 2-1 Itria gioia che però che dura pochissimo passano 60 secondi e pazienza in Tapin, la scaraventa in rete per il definitivo 2-2 dopo una botta di bocca parata da Micoli inutile forcing finale pugliese con il portiere in movimento Cus sarà a quota 2 in classifica ora pausa e poi testa al Benevento